far partire la registrazione. Allora, a questo punto possiamo iniziare con le attività e chiederei al professor Francesco Le Palma dell'Università del Salento di condividere le sue slide perché il primo talk è il suo che ci parlerà dell'esperimento Fermi. Ci parlerà dell'esperimento Fermi, ci racconterà appunto la storia, come è nato, da quanti anni è in orbita e come funziona. Ora dovresti riuscire a condividere le slide. Eccomi, scusatemi, ma il mio computer ha deciso di rallentarsi proprio in questo momento. Ora cerco di fare condividi. Allora, ora dovreste, spero che dovreste vederla. Perfetto. Sì. Allora, grazie a tutti per la vostra attenzione. Questa è la parte delle slide riassuntivi sull'esperimento Fermi. E spero siano abbastanza chiare. Ora vediamo. Ovviamente poi se mai se avete domande, poi alla fine sarò felicissimo di rispondere. Ok, sempre che ora parta. Ok, allora la prima domanda diciamo, che ritengo che a cui vada data una prima risposta è diciamo, cioè per cosa è pensato, cosa volevamo osservare con Fermi. Bene, allora con Fermi vogliamo osservare la radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica è che conosciamo più facilmente, è quella, diciamo, quella visibile. Ovviamente molti di noi conoscono altri, diciamo, nomi che hanno la radiazione elettromagnetica, che può essere appunto i raggi X o anche le onde radio. Bene, sono tutte differenze, si differenziano in vario modo, ma fondamentalmente è collegato sia alla loro energia che alla loro lunghezza d'onda. Come vedete da questo grafico, noi man mano che diminuisce la frequenza e aumenta la sua energia, che non è scritta qui, aumenta, diciamo, questi eventi, diciamo, cambiano nome, questo tipo di onde elettromagnetiche cambiano nome. Noi siamo interessati appunto ai raggi gamma, che sono eventi, onde elettromagnetiche, ma estremamente più energetiche rispetto al caso, diciamo, della luce ottica. E qui c'è una rappresentazione anche delle lunghezze d'onda. E stiamo parlando, se per le onde radio hanno lunghezze d'onda più o meno della lunghezza di un palazzo o di un, diciamo, del chilometro, per i raggi gamma stiamo parlando di dimensioni microscopiche, cioè stiamo parlando di 10 alla meno 12, 10 alla meno 13 e così via. L'altra cosa interessante è che se diciamo, come per esempio potete avere esperienza che se accendete un fuoco voi vedete una luce sul rosso giallina e così via, molte delle onde elettromagnetiche possono essere emesse grazie a fenomeni termici in qualche modo, cioè state bruciando qualcosa. I raggi gamma hanno un'energia così estrema che non possono neanche essere accelerati, cioè non possono neanche essere creati bruciando qualcosa. Quindi dobbiamo vedere dei fenomeni estremamente energetici, quindi i raggi gamma, e emessi anche da situazioni diciamo, non facilmente replicabili sulla Terra. Quindi questo è più o meno per darvi un'idea di che cosa vogliamo andare a vedere. Allora, la seconda domanda è: allora, perché non lo facciamo a terra? Diciamo, se mi sapete, ci sono variati telescopi a terra. E il problema vero, fate attenzione a questa immagine, ora la bassa energia è sulla destra, mentre l'alta energia è sulla sinistra, infatti ho cerchiato dove c'è scritto gamma. Allora, noi abbiamo fortunatamente un'atmosfera sulla testa e questa atmosfera tende ad assorbire alcune frequenze, alcune lunghezze d'onda della luce. E in questo caso, per esempio, si vede che questa rappresentazione, si vede che la luce visibile riesce ad arrivarci dal sole a noi in maniera abbastanza indisturbata, diciamo nelle giornate senza nuvole e così via. Invece, se andassimo a cercare di vedere appunto i raggi gamma, diciamo, nell'atmosfera, questi invece sarebbero fortemente assorbiti e quindi dovremmo trovare o altre tecniche di rivelazione o comunque avremmo difficoltà a osservarle perché non arriverebbero a terra. E poi questo è effettivamente un bene perché appunto i raggi gamma diciamo, sono molto energetici, quindi potrebbero non fare benissimo alla nostra salute, però questo, diciamo, complica la vita di noi ricercatori per queste frequenze. Allora, spero che voi sentiate l'audio. E questo è diciamo, il momento in cui diciamo, è stato lanciato, diciamo, questi sono i video di quando è stato lanciato Fermi, che Fermi, vedremo fra un attimo, comunque era un esperimento molto grande, quindi è stato lanciato in 1972 ed è stato, diciamo, un lancio molto
Non era un lancio di un satellite tipo, comunque un satellite molto pesante. E questo è stato avvenuto nel 2008, io avevo appena iniziato il dottorato e diciamo, nella collaborazione LAT ci sono stati circa 400 scienziati di una novantina di università e una decina di 12 nazioni. Quindi potete immaginare che è una collaborazione grande, anche se, diciamo, visto come sta evolvendo la fisica, non è neanche tra le più enormi, diciamo, tendenzialmente ben più grandi di questi. Però diciamo comunque una collaborazione che ha coinvolto tanti paesi e diciamo continua a funzionare bene anche ora che io ho usato nelle slide il simbolo dei 15 anni. In realtà c'è anche ora siamo durante il 15° anno, quindi siamo ancora diciamo stiamo veleggiando verso il 16°. Allora, questo è diciamo un video, molte di queste immagini sono prese da video della NASA. Lì a sinistra potete vedere il video della NASA del satellite Fermi, che diciamo come nello spazio, e qui a destra diciamo una fermo immagine del lancio. Dov'era il satellite Fermi? Beh, ovviamente il satellite Fermi era nell'esperimento Fermi, era all'interno dell'ogiva in alto del lanciatore, perché poi tutto il resto sono vari booster che servono per portare il satellite nello spazio. E la parte, diciamo, ovviamente una volta nello spazio, la parte esterna del missile si rimuove e rimane solo il satellite centrale. Allora a questo punto l'esperimento con cui lavoriamo è composto, diciamo, si rivela ed è composto di due parti, uno che si chiama Large Area Telescope e in basso uno che si chiama GBM, Gamma Ray Burst Monitor. Quindi vedete la parte grigia centrale è il Large Area Telescope e la parte in basso con i vari cilindri puntati in varie direzioni, di cui ve ne riparlo a breve, è diciamo, il Gamma Ray Burst Monitor. Ora, perché se ne mettono due? Allora, la cosa, diciamo, in teoria, diciamo, si mettono più esperimenti quando volete vedere roba di, diciamo, in maniera diversa e tendenzialmente complementare in maniera tale che funzionino insieme. Il punto principale è che, sebbene il LAT, quindi il satellite principale, l'esperimento principale più grande, centrale, che vede più alta energia, è quello superiore, può vedere una zona relativamente più piccola del cielo, che è questa zona in nero. Cioè, vedete, man mano che orbita il satellite attorno alla Terra, c'è una zona nera che viene osservata dal satellite Fermi, e una zona, diciamo, dal LAT, e una zona grigia più grande che viene osservata dal GBM. Questo potete immaginarlo come se voi avete una telecamera, spesso e volentieri, anzi, i vostri cellulari avranno vari settaggi del grandangolo, e vedete che c'è la funzione senza grandangolo e la funzione con grandangolo, però ovviamente se vedete senza grandangolo potete vedere in qualche modo in maniera più dettagliata o meglio la zona esattamente davanti a voi. E questo era il compromesso che è stato raggiunto, perché appunto noi siamo interessati a vedere tutto il cielo non occultato, però riusciamo a farlo solamente con uno strumento come il GBM. Invece nella parte centrale abbiamo una migliore qualità delle informazioni che riusciamo a ottenere, però abbiamo una zona leggermente più piccola del cielo che riusciamo a osservare. Se vi interessa sapere perché vogliamo vedere il cielo, tutto il cielo, il più tempo possibile, beh, ovvio, se noi vogliamo vedere, per esempio, una stella che sta esplodendo, una stella che sta facendo qualcosa di strano, dobbiamo essere in grado di osservarlo. E per questo è importante avere quello che si chiama in inglese field of view, ovvero, diciamo, capacità di osservazione più grande possibile. Allora, a me questo, diciamo, per me personalmente lo trovo sempre molto interessante. Diciamo, se uno vuole sapere dov'è esattamente in questo istante Fermi, questo non è live, è uno screenshot che ho preso tempo fa, però c'è un sito che vi permette di sapere esattamente dov'è ogni satellite, diciamo, civile come Fermi, istante per istante, e lo potete trovare a quel link, poi tante le slide saranno, insomma, c'è un link e vi fa vedere esattamente, istante per istante, dov'è, cosa sta guardando. Se è al buio e non è al buio, e, diciamo, nel senso se è dal lato opposto del sole o meno, e diciamo, vi dà tutte queste serie di osservazioni. E diciamo, per darvi un'idea di dov'è diciamo, del tipo di orbita che ha Fermi, è a circa 565 km di altitudine con un'inclinazione di 25 gradi, e la cosa interessante è che ha un periodo di 96 minuti, ovvero fa un'orbita intera attorno alla Terra ogni ora e mezzo, quindi potete immaginare che ha una velocità notevole.
Allora, ora vi parlo in maggiore dettaglio dei due esperimenti che sono a bordo di Fermi. Allora, c'è uno che si chiama, appunto, dovete immaginare, questo è il rettangolo, il parallelepipedo, scusatemi, che è posto in cima all'esperimento Fermi. E allora, questo si chiama LAT ed è composto anch'esso di tre parti. Un rivelatore di anticoincidenza. Quindi dovete immaginare che tutto il telescopio è ricoperto di un rivelatore di anticoincidenza esterno. Sono delle tile, dei piatti, delle tegolette di scintillatore plastico che servono per, diciamo, quando una particella carica l'attraversa, lascia un po' di energia. Se invece una particella neutra che l'attraversa non lascia energia, scusate, devo fare delle semplificazioni. La particella neutra che ci interessa sono le onde elettromagnetiche, il fotone non è una particella carica. Quindi quando l'attraversa non lascia energia. Quindi potete immaginare che questo oggetto serva per discriminare tra le particelle cariche che ci sono e appunto i fotoni che arrivano. Diciamo, ma ci sono tante particelle cariche? Sì, nell'atmosfera, diciamo, nell'orbita dove c'è Fermi, ci sono tantissime particelle cariche, quindi è fondamentale che siamo capaci di distinguere l'uno dall'altro. Per darvi un'idea del fatto che vi siano tante particelle cariche, per esempio, quando si vedono le aurore, quali sono quelle particelle cariche che interagiscono con la nostra atmosfera? Dopodiché, sotto questa copertura del rivelatore di anticoincidenza, avete un tracciatore al silicio. Allora, potete immaginare che, diciamo, dal nome tracciatore è quello che serve per ricostruire la direzione, la traccia della particella. È esattamente più o meno quello che fa. È fatto da queste cose che si chiamano microstrip di silicio. È un po' complicato da spiegarvelo, però fondamentalmente sono il silicio e il materiale delle componenti elettroniche. E potete immaginare che più o meno funziona come il silicio che c'è all'interno della macchina fotografica del vostro cellulare. Solo che è ovviamente pensato in maniera diversa, però quando passa la particella, ognuna di queste piccole strip è capace di dirvi quanta energia ha depositato la particella al suo interno. E quindi, diciamo, misura le direzioni delle particelle che vi passano al suo interno e poi c'è un computer a bordo che fa la ricostruzione, poi ne fa uno migliore a tempo. Questo è capace, visto che sono microstrip, vi dà l'informazione puntino puntino, vi faccio vedere dopo come un'immagine ricostruito, mentre poi il calorimetro è quello che fa e cerca di fermare le particelle, perché è come se è di fermare e di assorbirne tutta l'energia, in maniera tale da misurare tutta l'energia della particella che vi è passata. E questo è costruito di nuovo da un altro oggetto che funziona più o meno come la parte esterna, quindi sono sempre scintillatori, però sono i cristalli, sono fatti in maniera diversa, e misura quindi l'energia totale della particella. Allora, avete visto prima che il fotone fa questa cosa strana che si trasforma in altre due particelle. Questo è il metodo di rivelazione dei raggi gamma da Fermi. Vedete, voi avete il fotone, interagisce in un materiale all'interno del LAT e crea una particella e un'antiparticella, un elettrone e un positrone. Dalla ricostruzione della direzione dell'elettrone e della direzione del positrone e dal fatto che non abbiamo visto nulla prima di allora, possiamo ricostruire la direzione del fotone incidente. E ovviamente se andiamo a misurare l'energia dell'elettrone e l'energia del positrone, la sommiamo e abbiamo più o meno l'energia del gamma incidente. E questo appunto abbiamo a questo punto sia la direzione del fotone che la sua energia. Questo è più o meno, questo era uno screenshot di un sistema di ricostruzione delle particelle. Vedete, praticamente, spero che vediate il puntatore, ma in ogni caso, questa è la traccia della particella, passa e fino a che è un fotone, non rilascia energia nel nostro telescopio. Dopodiché si converte, quindi si crea un elettrone e un positrone, diciamo, il fotone sparisce, crea un elettrone e un positrone, materia e antimateria, che si propagano all'interno del tracciatore e lasciano energia, e questa energia sono queste barrette verdi che vedete. Dopodiché entra nel calorimetro e deposita tutta l'energia che ha nel calorimetro. Questo è il caso ideale, diciamo. A questo punto voi avete tutte le informazioni, perché unendo potete riaccogliere le informazioni che avete nel tracciatore e dite, ok, allora queste due direzioni puntano in questo punto qui e allora il fotone sarà passato di là. E avrà questa direzione, quella di linea gialla. Che energia ha?
Bene, allora dovete sommare tutta l'energia che ha rilasciato nel tracciatore, che non sarà in realtà tantissima, e però sommate anche tutta l'energia che ha rilasciato nel calorimetro, e questo sarà per darvi un'idea sia diciamo, della direzione che dell'energia del fotone. Ovviamente dovete immaginare che tutto questo viene fatto estremamente rapidamente a bordo, e queste informazioni poi vengono, diciamo, sì, questo, diciamo, il fotone converte, e questo qua ci sono un po', vi faccio vedere. Quello che succede in questa slide è che è più o meno quello che vi ho appena raccontato. Tutta questa cosa viene a bordo e poi i dati vengono trasferiti sì, non vi ho fatto vedere che in alto lì a sinistra no, non c'è nessun segnale, ma mi ho fatto vedere che non c'era nessun segnale e quindi quello era un fotone. Ora, devo parlarvi brevemente anche dell'altro esperimento, perché vi ho parlato dell'esperimento centrale, questo qui nel parallelepipedo grigio. Ovviamente l'ACD non è quello che vedete all'esternamente, non è lo scintillatore di anticoincidenza del latte, c'era una copertura contro i micrometeoriti, che è più o meno quella cosina grigia. Invece questi cilindri, che in realtà non sono esattamente cilindri, ma hanno una forma simile cilindrica, sono anch'essi degli scintillatori con un oggetto che è molto sensibile, che serve a leggerli, che sono i fotomoltiplicatori, e sono fondamentalmente le fotocamere sensibilissime, e diciamo, sì, appunto, i fotomoltiplicatori, che vedono se una particella passa al loro interno, deposita dell'energia e la misurano. Sono messi tutto attorno, come vi dicevo, perché lo scopo fondamentale del GBM è vedere tutto il cielo non occultato e osservare, appunto, fenomeni transienti. Ora, vi potete chiedere, diciamo, ma ok, sono passati 15 anni e mezzo, sta ancora funzionando bene il telescopio? Sì, diciamo, per ora siamo abbastanza soddisfatti della situazione di Fermi, e appunto è in orbita da oltre 15 anni, e la cosa interessante è che dall'esperimento precedente si sono accorti che, diciamo, della generazione precedente di esperimenti spaziali, che non conviene mandare telescopi che hanno qualcosa, diciamo, se si può evitare ovviamente, ma che abbiano qualcosa che si consuma. Ad esempio, avete un telescopio che usa del gas per osservare le particelle. Perché se avete questi telescopi che usano del gas o altri materiali per osservare le particelle, questo gas, dopo che lo avete utilizzato tutto, finisce e il telescopio smette di essere funzionale. Fermi ha questa caratteristica, come vi ho raccontato, c'ha del materiale in orbita che, diciamo, fino a che non si rompe uno di quei detector o il sistema di manipolazione dei dati, o la trasmissione ovviamente, può continuare a funzionare. Quindi era stato subito immediatamente pensato un satellite che non aveva in qualche modo una scadenza, perché non aveva qualcosa che stava finendo. Questo ovviamente non in tutti i satelliti si può evitare, per alcuni esperimenti è inevitabile avere qualcosa che si chiama consumabile. Allora, la cosa interessante che c'è, che mi piace mostrare, che è preso da un paper, un articolo di qualche anno fa, è che in realtà, visto che la gravità tira sempre, anche in orbita, il satellite sta man mano scendendo. C'è uno dei, ecco, diciamo, l'unico consumabile che c'è a bordo del satellite Fermi è diciamo, quello che serve per utilizzare i razzi e per fare delle piccole manovre. Quindi questa correzione, diciamo, Fermi pian piano sta scendendo, sta cambiando orbita, ma ha ancora un po' di carburante necessario per fare gli ultimi aggiustamenti di rotta, se dovesse servire, diciamo, relativamente piccoli, evitare un altro satellite o diciamo, fare degli aggiustamenti, però questa sarà la prima cosa che finirà, e ovviamente per evitare di lasciare spazzatura spaziale, poi verrà deorbitato e fatto cadere. Ovviamente non vi preoccupate, si distrugge ben prima di arrivare sulla Terra. Ma l'altra cosa interessante, quindi più o meno il satellite in orbita è nelle condizioni simili a come è andato in partenza, ma in qualche modo i dati sono molto migliorati perché, avendo avuto, diciamo, come vi ho detto, c'erano 400 scienziati, tanti di loro hanno lavorato a migliorare quello che possiamo fare con i dati di Fermi. Quindi è molto migliorato il software di analisi. E diciamo altre caratteristiche, quindi in qualche modo siamo mo noi diventati molto più bravi di quello che eravamo nel 2008 a utilizzare questi dati. Bene, se volete farvi dare giusto un po' di numeri, ora ci sono 4,5 miliardi di eventi generali che sono stati rilasciati, e 1,7 sono quelli che abbiamo, diciamo, una maggiore certezza che siano effettivamente fotoni. Questo era invece l'articolo che era uscito un po' di anni fa, vedete che insomma stanno crescendo.
In realtà Fermi ha avuto un problema a uno dei pannelli solari e per questo non, diciamo, segue un'orbita sempre con, diciamo, la stessa orbita, ma una tecnica di osservazione un pochino diversa e vede tutto il cielo in maniera leggermente diversa come, come lo faceva in partenza e sicuramente non può più automaticamente ruotarsi per guardare una parte di cielo che ci interessa di più. Però comunque la gran parte della nostra attività di ricerca non ha avuto particolari problemi. Ora, questa è una GIF, sempre, diciamo, non, diciamo, che ci consente di vedere cosa osserva Fermi man mano che si sposta nell'orbita. Allora, se vi ricordo bene, io dovrei avere più o meno la stessa immagine ferma dietro di me, però diciamo, questo è cosa vede Fermi, e lo vede praticamente man mano che si sposta. Vede questi puntini nel cielo e questo il colore giallo centrale, e dopodiché quello che si fa è si fa una composizione di tutti diciamo, quello che ho osservato istante per istante, come se voi faceste una panoramica col vostro cellulare. Voi, man mano che ruotate, fate una serie di foto e poi dopodiché il software del cellulare li monta tutte insieme. Esattamente quello che si fa con Fermi, solo che ovviamente Fermi continua a girare, quindi voi ogni volta che ripassate allo stesso punto, rimettete una foto nuova e quindi in qualche modo state migliorando l'immagine. Ora, questa in realtà è di qualche anno fa, ma non cambia più moltissimo. E ora, nel seguito delle slide che vi vorrei mostrare, se spero di non avervi annoiato troppo, e voglio spiegarvi quali sorgenti astrofisiche creano, diciamo, questa luminosità che Fermi vede. Comunque, fondamentalmente, anche lì ora vi spiego un secondo prima di partire, è che diciamo, questa luminosità centrale è la Via Lattea, cioè quindi quello che voi quando guardate lo sguardo e siete in un posto con poco inquinamento luminoso, che è sempre più difficile da trovare, la vedete nel cielo e vedete cioè l'ammasso di stelle, diciamo, abbastanza rettilinee in una parte del cielo. Tendenzialmente tutti i grafici di Fermi hanno la Via Lattea sulla parte centrale. Ovviamente, diciamo, altri esperimenti usano proiezioni leggermente diverse, però questo è il caso di qui. Allora, questo è più o meno il bestiario, spero di non spaventarvi troppo, ma ora ve lo dico rapidamente, è quello che può vedere, è le Fermi. E la cosa interessante è che, diciamo, in questo grafico che io ho solamente tradotto, vi porta ad avere da sorgenti di tipo galattiche, quindi nella nostra galassia, quindi per noi relativamente vicine, a sorgenti extragalattiche, cioè sorgenti molto molto più lontane. E noi possiamo appunto vedere, diciamo, tante di queste sorgenti. Per esempio, le più vicine sono dei lampi terrestri di raggi gamma associati a diciamo, delle tempeste molto intense, poi ai solar flare, perché appunto sono nel nostro sistema solare. E diciamo interazioni con raggi cosmici del Sole e Luna, che è appunto quello, diciamo, lo studio del Sole sarà, diciamo, approfondito dalla lezione seguente. Poi ci sono le pulsar, che comunque sono abbastanza vicine, vi farò vedere qualcosa sulle pulsar. Pulsar binari e nove sono comunque stelle, e anche le supernova remnant sono appunto i resti di esplosioni di supernova, sono comunque più o meno nell'intero dell'intorno della nostra galassia, sono nella nostra galassia, sono nel nostro intorno. Dopodiché ci sono queste Fermi Bubbles che vi farò vedere, che sono sempre strutture galattiche enormi, e dopodiché man mano usciamo dalla nostra galassia con la galassia di Magellano, Large Magellanic Cloud SMC, e fino ad andare proprio oltre, che vedete tante galassie molto molto lontane, che emettono moltissima luce, sino anche poi, diciamo, questo è più o meno tutto ciò che possiamo vedere. E poi c'è l'esterno, diciamo, quelli che non hanno delle freccette, ci sono, che Fermi è capace anche di vedere i raggi cosmici, cioè i carichi quando passano, o le controparti di onde gravitazionali, la ricerca di materia oscura, cioè quello che non sappiamo cosa sia, e anche le controparti di altre particelle ancora, che sono sempre neutre, ma che noi non sappiamo vedere, che si chiamano neutrini, e possiamo vedere le controparti anche di quelli. Quindi andiamo, ora vi faccio vedere un po'. Allora, questa diciamo, è una preferenza personale, mi piacciono molto, quindi diciamo, ne parlo subito. E i resti di supernova sono estremamente, come potete vedere, graficamente belle, in qualche modo, quando le vedete nell'ottico. Queste foto in basso sono prese, diciamo, in realtà sono ricostruzioni digitali, però tendenzialmente, diciamo, più o meno nell'ottico. E allora,
Però ci sono controparti di queste sorgenti che sono enormi, sono quando dopo che avete l'esplosione, questo è il video, c'è un'esplosione di una stella alla fine della sua vita e dopo che esplode c'è una supernova, noi in realtà non stiamo osservando le supernova, perché la supernova è un fenomeno che dura poco, diciamo, può durare giorni, mesi, ma diciamo tutta la luminescenza iniziale, ma fondamentalmente quello che vediamo è il resto della supernova. Cioè avete questa enorme nuvola di gas che ad altissima temperatura che si espande nell'universo. E noi durante questa espansione, questo gas, soprattutto la parte esterna, urta contro altro materiale e fondamentalmente per questa interazione emette luce. E noi le possiamo studiare anche nei raggi gamma. Ovviamente, però, nei raggi gamma non vediamo le belle immagini che si vedono nell'ottica, perché diciamo, la nostra capacità di ricostruzione è inferiore. E quindi noi le vediamo come stese, ma le vediamo, diciamo, in qualche modo in maniera molto meno dettagliata, come se fossimo dietro un vetro opaco. Però, comunque, ciò ci consente di scorrelare e di correlare le informazioni che otteniamo noi con quelle che vedono nell'ottico. E o nelle altre lunghezze d'onda e di fare appunto delle analisi per capire come avviene l'emissione in questi sorgenti estremamente grandi e estremamente complessi. Allora, poi di contro, cosa rimane al centro della stella dopo l'esplosione della supernova? Rimane, diciamo, spesso rimane un buco nero, ma diciamo altrimenti può rimanere una stella di neutroni, dipende, diciamo. Sono fenomeni leggermente diversi, dipendono dalle masse, ma scusatemi, devo sempre semplificare un po'. Allora, se vi rimane una stella di neutroni, che tendenzialmente sono delle stelle che hanno un'intera massa, appunto di una stella più o meno come il Sole, ma un pochino più grande, diciamo, ma compatta e di dimensione molto più piccola. Però questo per la conservazione del momento angolare, queste ruotano anche in maniera molto molto rapida e hanno un campo magnetico associato molto molto intenso. E quindi queste stelle non fanno altro che, diciamo, visto che ruotano come rotole rapidissimamente, emettono luce, diciamo, da alcune parti della loro superficie. Per motivi, perché c'è un campo magnetico molto intenso, dei jet, e questo fa accelerare delle particelle in alcuni punti e si vede una luminescenza colorata, come qui indicato in viola a sinistra, e noi appunto vediamo queste pulsar. Ma potete immaginarlo già dal nome, come le vediamo? Non le vediamo come sorgenti stabili, ma appunto le vediamo quando siamo investiti dalla luce del fascio di luce che punta verso di noi. Per questo sono appunto pulsanti. E allora, appunto, diciamo, dopo una stella di neutroni rimane, diciamo, l'esplosione di una supernova, resta una stella di neutroni rotante e, diciamo, il campo magnetico accelera delle particelle e si vedono dei fasci di luce solamente quando sono allineati con noi. Questo, appunto, è un pochino un maggior dettaglio rispetto a quello che vi ho detto. Ora, spero che questo video parta, che non è partito. E sì, c'è anche la musica. Va bene. Allora, vedete? Allora, noi prima dell'esperienza di Fermi ne conoscevamo circa una decina di queste pulsar che emettevano nel gamma. Oramai siamo arrivati a quasi 300 e c'è tutta una diversa, diciamo, quindi questa è stata una grande scoperta del Fermi, non ci si aspettava di vederne così tante. E la cosa interessante è che oramai abbiamo anche qui possiamo fare le differenze. Per esempio, ci sono quelle che non emettono anche nelle onde radio, quelle che emettono tantissimo nelle onde radio, ma non emettono nelle onde, diciamo, emettono un po' meno nel gamma. Poi ci sono le isolate, cioè ci sono quelle che emettono da sole, ci sono invece quelle binarie, e le binarie si possono anche distinguere in vari tipi, hanno questi nomi Redback e Black Widow, che sono appunto dei nomi di insetti, di ragni, perché appunto hanno, diciamo, sono fameliche questi tipi di sorgenti perché distruggono la loro stella compagna per rimanere attive e continuare a funzionare. Quindi l'altra cosa interessante che si vede nel video è che fondamentalmente queste sorgenti sono relativamente vicine a noi, perché questa che si vede sono i bracci della nostra galassia. Quindi se noi siamo in un determinato punto, le sorgenti sono relativamente vicine a noi. Quindi ciò vuol dire che ce ne sono tante altre che non vediamo solo perché sono molto lontane.
Ovviamente questo tipo di sorgenti sono abbastanza complicate da vedere, ma appunto passare da averne viste circa una decina a averne viste quasi 300 è stato appunto uno dei grandi successi di Fermi. Dopodiché ci sono, come detto, ci allontaniamo moltissimo, sono i nuclei galattici attivi e sono appunto delle intere galassie che emettono un fascio fortissimo di luce e raggi cosmici che poi ci raggiunge. Questi oggetti hanno delle variazioni, ma non lampeggiano, cioè non stanno in rotazione in maniera tale che noi lo vediamo solo in una fase. Sono degli enormi, appunto, oggetti che noi guardiamo e vediamo l'emissione. Ovviamente in basso a destra c'è di nuovo una bellissima immagine, diciamo, credo che sia sempre nell'ottica, non sono sempre ricostruite, ma tutte le altre sono, diciamo, ricostruzioni grafiche fatte dalla NASA. Comunque potete immaginarvi come se dalla nostra galassia venisse emesso un enorme getto centrale di un faro che lo vediamo, noi diciamo, riusciamo a vedere tale faro solamente perché ci punta e noi siamo esattamente nella direzione di questo faro. E come diciamo, un altro tipo di sorgente estremamente interessante sono quelli che si chiamano i GRB, Gamma Ray Burst, oppure in italiano lampi di raggi gamma. E questi sono o esplosioni di sorgenti più lontane, ma ancora più potenti di una supernova, quindi sono delle ipernove, quindi delle stelle enormi, massive, che esplodono, e noi le vediamo per qualche secondo, perché per qualche secondo sono in alcuni casi le sorgenti più luminose del cielo, oppure sono due stelle di neutroni, o una stella di neutroni e un buco nero, che collidono, ma no, fondamentalmente sono più due stelle di neutroni, che collidono, e emettono un sacco di luce. E entrambi questi due sorgenti sono sorgenti transienti, le vediamo per pochi istanti. E quindi, diciamo, e tra l'altro, anche se sono fenomeni estremamente diversi, il tipo di emissione sembra simile, semplicemente tendenzialmente la coalescenza, quando urtano le due stelle di supernova, le due stelle di neutroni, è un fenomeno leggermente più rapido dell'evento di esplosione di una superstella. Allora, ora in generale, diciamo, quante sorgenti vede Fermi? Sorgenti stabili più o meno? Ne vede circa 7.000, perché ogni paio d'anni la collaborazione rilascia una lista di sorgenti e dice: ok, ne riconosco diciamo, ne vedo un tot. Diciamo, vedo che qui, diciamo, vedo 7.000 sorgenti, sono sicuro che ci siano circa 200, 300 pulsar, sono sicuro che ci sono circa un centinaio di supernova remnant associate a, e sono sicuro che ci sono tipo 3.000 GN, che sono queste galassie attive. Ma rilascia anche una lista di sorgenti che dice che non sappiamo cosa sono, che sono appunto le non conosciute o non associate. E infatti è la riga in basso che sono le non associate. Perché appunto la cosa interessante è che facendo queste liste, se qualcun altro lavorando in un altro telescopio o vede qualche informazione in più rispetto a questa non associata, è sempre possibile associarla. Ma anche che ne so, si spera fra 10 anni che ci saranno altri esperimenti, questi altri esperimenti possono andare a farsi in uno studio particolareggiato appunto nelle sorgenti non associate. Ora, se vi ricordate, l'immagine di prima era questa bella immagine in cui era accesa solamente la parte centrale dello schermo. Ora vedete che ci sono sorgenti che sono distribuite ovunque. Ovviamente le sorgenti, diciamo, che sono distribuite con maggiore distanza dal piano galattico, e sono perché sono sorgenti non galattiche. E vedete che infatti le sorgenti più distribuite in maniera uniforme sono i nuclei galattici attivi, chiamati AGN, che sono distribuiti un po' ovunque nel cielo. Le altre sorgenti che sono distribuite un po' ovunque nel cielo sono perché sono invece dal lato opposto, sono talmente vicine che le possiamo vedere anche un pochino sparpagliate, non esattamente sul piano galattico, e sono invece le pulsar. Tutte le altre sorgenti invece galattiche sono più o meno lungo il piano galattico e sono questa zona centrale dove vedete un maggiore aumento di sorgenti. L'ultima, sì, andiamo andando un po' lungo, la quantità di, diciamo, di bagliore centrale la vedete soprattutto perché ci sono. E vi ricordate l'esempio del vetro smerigliato? Beh, se avete, potete immaginare che siete, oppure della nebbia, forse meglio questo, se voi vedete da lontano una luce dietro una nebbia, vedete che non siete capaci di vedere la luce iniziale, ma vedete una luminescenza attorno.
È esattamente quello che succede più o meno nella zona centrale della nostra galassia. Ci sono tante stelle e pulsar e tantissime altre materiale dietro che emette luce, ma tra noi e loro c'è tutta questa nebbia e gas che si frappone e quindi noi non siamo capaci di vedere esattamente cosa c'è dietro. Vediamo semplicemente una luminescenza generale illuminata da queste particelle. La cosa interessante è che questa luminescenza si è scoperto che ci sono delle enormi bolle, che si chiamano bolle di Fermi, che si allontanano tantissimo dal nostro piano galattico. Questa è stata una grande scoperta fatta con i dati di Fermi, ma da persone esterne da Fermi, che si espandono tantissimo fuori dal nostro piano galattico e sembra c'è la possibilità che in realtà anche la nostra galassia abbia attraversato una fase qualche milione di anni fa in cui aveva un oggetto centrale e questi sono appunto i resti di questo oggetto centrale. Sono rimaste queste luminescenze attorno. Cerchiamo anche, e diciamo anche in parte, diciamo c'è una grossa comunità nel nostro esperimento che cerca anche dei segnali che non sono facilmente spiegabili con sorgenti standard, cioè diciamo la vostra stella, la pulsar, quelli sono dei meccanismi di emissione che più o meno conosciamo, fanno parte della fisica che conosciamo. Ma ci sono tante teorie che prevedono che ci sia del materiale che si chiama, noi abbiamo chiamato materia oscura, che non sappiamo esattamente cosa sia, e ne stiamo cercando il segnale nella luce che osserviamo. Purtroppo, fino ad ora non siamo riusciti a osservare nulla, però comunque è importante. Diciamo, scrivere articoli e comunque divulgare il fatto che noi abbiamo cercato segnale della materia oscura in quella direzione con questa tecnica, in maniera tale che chi fa le teorie su questa cosa che sono della materia oscura ne può tener conto e considera che appunto questa cosa non è osservabile e quindi modifica il modello per, diciamo, e ne tiene conto e capisce come, che altro modo possiamo utilizzare per osservare la materia oscura. Sulla luce e sul sole ne parlerà in decisamente maggiore dettaglio la presentazione successiva alla mia, e comunque diciamo, sicuramente diciamo, si vede nei raggi gamma, si vede sia il sole che la luce. L'altra cosa interessante è che diciamo, per ora vi ho parlato, eccetto delle pulsar che lampeggiano in maniera abbastanza ripetitiva, vedete che ci sono tantissime sorgenti che in realtà sono fortemente variabili. È il pallino che si muove è il Sole. Quindi questa è una GIF che ha realizzato la NASA e per far vedere che in realtà quella foto che abbiamo fatto, e se la fate dopo 2 o 3 giorni, è sempre un po' diversa perché varia in continuazione. Ora, diciamo, le ultime slide, credo di essere, diciamo, più o meno in tempo, sono, diciamo, collegate all'ultimo sviluppo delle cose fatte da Fermi. E sono il fatto che noi stiamo cercando di. Allora, sino a qualche anno fa, quello che si faceva, e voi parlavate col vostro collega che lavorava su un esperimento ottico o un esperimento di onde radio, e quindi, per esempio, voi state osservando una pulsar che vedete nei raggi gamma. A quel punto volete sapere come emette nelle onde radio, perché appunto le pulsar emettono nelle onde radio e sono state scoperte grazie alle onde radio molti anni fa. E a questo punto voi fate un'analisi assieme e studiate tutta l'emissione nelle varie lunghezze d'onda e dite ok, la pulsar emette tot energia, una percentuale di energia nelle onde radio, una percentuale di energia nelle onde gamma e quindi nei raggi gamma e questo vuol dire che il meccanismo di emissione è più o meno questo. Quindi per ora, sino a qualche anno fa, si faceva un'analisi, si fa per tante sorgenti ancora, si fa un'analisi in varie lunghezze d'onda perché appunto ci consente di osservare la stessa cosa in modo diverso e quindi avendo tutte queste informazioni, i pezzi del puzzle ci consentono di capire meglio i meccanismi di emissione, cioè come effettivamente la pulsar funziona e come effettivamente la pulsar ci manda questi fotoni prima che giungano a noi. Di contro, ora, negli ultimi anni, si è sviluppato quella che si chiama l'astrofisica multimessaggera. Perché multimessaggera? Beh, perché non usiamo più solamente i fotoni, usiamo anche altri messaggeri, quindi altre particelle. E che altre particelle possiamo usare? Bene, fondamentalmente ce ne sono solamente due. Sono di nuove che riusciamo a utilizzare, spero di non essermi dimenticato qualcosa, ma ci sono quelli che si chiamano le onde gravitazionali, spero che forse ne abbiate già sentito parlare. Diciamo, noi in Italia abbiamo Virgo, che è un'eccellenza, è un telescopio fatto in maniera particolare, un interferometro, che è capace di vedere le onde gravitazionali.
Cioè, quando le due stelle collidono, emettono quell'immagine alta a destra, emettono delle onde gravitazionali, la Terra vi passa attraverso, cioè, non è che si sta muovendo, è già lì, sono osservabili. E di contro ci sono anche l'altro messaggero, sono i neutrini, che sono delle particelle simili, sono neutre, quindi possono far pensare ai fotoni, quindi particelle associate alla luce, ma sono emesse con un altro meccanismo. Queste particelle sono estremamente difficili da vedere, quindi per vedere i neutrini dovete avere dei telescopi enormi, ce n'è quello che viene utilizzato correntemente è al Polo Sud e ha una struttura nel ghiaccio veramente gigante, e quindi ora noi possiamo unire le informazioni che ci vengono dalle onde gravitazionali e dai neutrini con le informazioni che abbiamo da quello dello che si chiama dello spettro elettromagnetico, quindi dalla luce. Dalla luce, dalle onde radio, dalla giga. E queste sono importanti sempre per mettere sempre più pezzi del puzzle insieme e capire esattamente come funzionano questo tipo di sorgenti. Allora, infatti, per le onde gravitazionali è stato importante per questo GRB nel 2017 ed è la prima volta che viene osservata la controparte elettromagnetica di un'onda gravitazionale. Non è stato banale, però è stato fondamentale che il GBM avesse. Vi ricordate quell'immagine all'inizio che c'era il LAT che aveva quello che si chiamava il field of view centrale piccolino e il GBM sempre grande? Perché è importante che il GBM osservi lo spazio sempre più grande attorno a sé. E quindi si è visto per la prima volta la controparte elettromagnetica di un'onda gravitazionale. E questo ha confermato delle teorie, diciamo, previste da Einstein cioè, un centinaio di anni fa, e questo ha consentito appunto di fare tutta una serie di studi estremamente interessanti. Questo è sempre una cosa presentata e si vede come varia l'onda gravitazionale e dopo 2 secondi arriva il segnale nel GBM. Ovviamente tutti questi ritardi, questi studi sono stati fatti e servono per analizzare come funziona esattamente questo tipo di emissione. Come ultima sorgente c'è la TXS, questa è una GN, e si è stato associato un'osservazione di un neutrino con le osservazioni che vediamo anche noi nei raggi gamma. E questa è stata la prima, ma ce ne sono state ulteriori. IceCube ha rilasciato una successiva lista di sorgenti che appunto sembrano emettere neutrini. E questo ci consente di capire esattamente come si formano i fotoni di altissima energia che vediamo. Bene, allora, diciamo, questa è l'ultima slide, diciamo, di avervi tediato a sufficienza, diciamo, quindi Fermi ebbe oltre 15 anni di attività e sta funzionando bene, ha osservato un tot numero di fotoni, diciamo, quelli sono quelli di alta qualità, poi ce ne sono ancora di più, ce ne sono circa il triplo che sono di quelli di bassa qualità. E stiamo continuando le scoperte e le osservazioni. La collaborazione continua a riunirsi, continua a fare meeting e a fare pubblicazioni, e quindi siamo ancora ben funzionanti. La cosa interessante è che se voi, insomma, vado giù, noi scrivemmo tempo fa una piccola pagina su questo Scienza per Tutti degli NFN, in cui ci sono alcuni, più o meno quello che vi ho già detto, ma qualche cosa diversa è scritta su queste pagine, e al loro interno vi sono anche un paio di esercizi simili a quelli che vedrete oggi. Dopodiché, Fermi ha anche i suoi canali social, sia su Facebook che di Twitter, che pubblicano diciamo, molte delle immagini che ho utilizzato per fare questa presentazione, perché la NASA ha un team di comunicazione che fa molte di queste immagini. La cosa interessante, diciamo, l'ultima con cui concludo, è che i dati di Fermi e anche i software di analisi che usiamo noi sono entrambi pubblici. Non tutti i dati di Fermi, qualche dato per alcune analisi estremamente particolari non è pubblico, ma la gran parte delle analisi di Fermi sono fatte con dati pubblici. Quindi i dati che chiunque può scaricare sono esattamente gli stessi dati che vengono utilizzati da quelli della collaborazione per fare le analisi. E sono sia sul sito della NASA che sul sito dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi, se per caso vi venisse voglia di fare qualche analisi di Fermi e volesse approfondire, i dati sono tutti lì e anche il software e anche molte spiegazioni. Questa è un'idea della NASA che si è sempre battuta per l'apertura della scienza, e sempre più esperimenti seguono questo tipo di
strada. Va bene, io ho finito, credo di essere andato, sono iniziato un po' prima e più o meno ho parlato un pochino più a lungo, quindi rimango qui, ma non so esattamente come organizzare per le domande. Sì, ok, allora, innanzitutto grazie Francesco. Una cortesia, gli speaker di oggi mi manderanno le loro presentazioni che io metterò sulla pagina web che il cui indirizzo mail, il cui indirizzo mandato ai docenti in una delle varie mail di comunicazione, quindi potrete scaricare eventualmente i PDF delle slide. Mostrate oggi. E, inoltre, volevo anche sottolineare quello che ha detto Francesco. L'INFN cura questo sito che si chiama Scienza per Tutti, lo trovate facilmente cercandolo su Google, che ha proprio pensato per divulgare la scienza che fa l'INFN per ragazzi delle scuole superiori prevalentemente, e quindi trovate delle pagine scritte da noi relative all'esperimento Fermi, ma trovate anche tutte le altre ricerche che fa l'INFN, tipo quelle del CERN, eccetera. Vi sono anche dei contest settimanali con alcuni premi. Insomma, è una pagina che per chi è interessato al mondo della scienza è interessante, può essere stimolante da guardare ogni tanto. Allora, in questo momento sono previste delle domande, ne vedo una in Sì. chat e iniziamo a rispondere a questa. La domanda in chat è: la materia oscura si può rilevare anche in campo ottico fatto da Giuseppina Scarcella? La materia oscura non sappiamo esattamente cosa sia, quindi vengono utilizzate tutte le nostre, diciamo, tutti i nostri dati attuali e possibili che otteniamo vengono utilizzati per la ricerca di materia oscura. Se dovesse avere, per esempio, diciamo, se si distrugge questa materia e emette un segnale nell'ottico, probabilmente sarebbe stato, se visto il nostro studio dell'ottico è molto più anziano, diciamo, è iniziato ben prima dello studio dei raggi gamma, perché è più semplice, tra virgolette, diciamo, probabilmente se avesse avuto un segnale particolarmente facile da osservare, sarebbe stato osservato. Ciò non toglie che ci sono tantissimi studi. Per esempio, nell'ottico, se non vado errato, si fanno anche tutte le nostre mappe dell'universo, e diciamo dell'universo noto, e in base alla distribuzione spaziale della materia nell'universo si ricostruisce la possibile posizione della materia oscura. E quindi si fanno studi, e si fanno anche studi su effetti gravitazionali dovuti alla materia oscura. E quindi si fanno questi tipi di studi anche nell'ottico. Solamente che per ora non è chiaramente rilevato un segnale che è chiaramente associato alla materia oscura. I suoi effetti gravitazionali sono noti e si vedono anche nell'ottico. Infatti, la materia oscura è stata per la prima volta ipotizzata proprio andando a studiare delle osservazioni ottiche, in particolare le velocità di rotazione dei bracci delle galassie a spirale, e sono osservazioni fatte nell'ottico. E ci si è accorti che queste velocità di rotazione non seguivano le normali leggi della meccanica e della dinamica celeste, quindi doveva esserci qualche altra materia sorgente di campi gravitazionali, materia non visibile, quindi da allora chiamata materia oscura, e la stiamo ancora cercando. Vedo una mano alzata, Carmen Petronio. Buongiorno da Reggio Buongiorno. Calabria. Ci sono due domande. Lascio la Prego. parola alle ragazze. Assolutamente. Vicina, ti presentati. Salve, mi chiamo Federica. Alza un po' la voce. Volevo porre una domanda. Siccome sappiamo che nello studio dei raggi gamma, tramite lo scintillatore, i raggi vengono suddivisi in positroni ed elettroni, quindi sarebbe materia e antimateria. Questi raggi gamma vengono emessi principalmente quindi dalle stelle. Possiamo prendere come caso un buco nero. Quindi possiamo, diciamo, ammettere che in questi buchi neri è presente anche una quantità di antimateria.
Da questo comunque potremmo, diciamo, tramite questo esperimento studiare anche l'antimateria e capire anche come funziona un buco nero, cioè se è possibile comunque poter fare uno studio sul buco nero tramite questa materia antimateria che noi studiamo dai raggi gamma e se comunque questa materia è antimateria che creano una energia pura, se questa può essere fonte dell'espansione dell'universo. Sono due domande. Allora, provo a rispondere. Allora, noi studiamo diciamo, quando vi ho detto che studiamo per esempio gli AGN sono dei nuclei galattici attivi, al centro hanno un enorme buco nero. Quindi noi quando studiamo gli AGN stiamo anche studiando il motore del buco nero. In realtà quello che vediamo nei raggi gamma non è il buco nero stesso, perché il buco nero stesso da solo non emette. Perché diciamo il buco nero è una singolarità e tutto ciò che vi si avvicina vi cade all'interno. Quindi noi non possiamo vedere il buco nero perché lui non emette. Ciò che emette è tutta la materia attorno che, mentre gli cade all'interno, per motivi fisici, conservazione del momento angolare, conservazione della quantità di moto e per i grossi campi magnetici che vi sono attorno, viene emessa. Quindi noi studiamo, possiamo studiare nei raggi gamma tutto ciò che vi è attorno, non il buco nero. Però appunto anche studiare ciò che c'è attorno è estremamente utile per capire cos'è un buco nero, perché appunto ne studiamo la variabilità, ne studiamo le caratteristiche, la forza, l'energia e così via. Ovviamente con i raggi gamma non si possono fare moltissimi studi più accurati, ma ci sono degli esperimenti tipo ETH, cioè ci sono dei vari altri esperimenti che studiano in maggior dettaglio esattamente i buchi neri. Comunque, appunto, il metodo con cui possiamo vedere i buchi neri è vedere tutta la materia che vi circola attorno e viene emessa. Quello che dice lei è che fondamentalmente, diciamo, per noi l'antimateria non è una cosa particolarmente misteriosa. Cioè, in realtà l'antimateria, oramai, dopo tanti anni, diciamo, la sappiamo, la antimateria singola, il positrone, è una cosa che noi misuriamo costantemente, la conosciamo, non è una cosa particolare. Semmai la cosa più difficile sarebbe creare un antiatomo, cioè nel senso mettere insieme tante particelle di antimateria e creare un antiatomo, ma questo non è qualcosa che ci riguarda. Però, per esempio, un positrone lo vediamo tranquillamente, entra nel satellite, diciamo, costantemente, cioè è entrato nel satellite miliardi di volte, quindi è noto abbastanza. La cosa che dovete immaginare è che per passare da un fotone a materia e antimateria è una cosa estremamente comune che succede costantemente. Dopodiché, quella che lei chiama energia pura è luce. Quindi lei quando ha sia il fotone che può diventare materia-antimateria, che materia-antimateria possono unirsi e diventare un fotone in condizioni particolari. Quindi queste sono, non so, poi sull'espansione dell'universo sono scale diverse. L'espansione dell'universo è regolato da come l'universo è fatto, cioè da quanta materia oscura e energia oscura che non conosciamo. E non dovrebbe, per quanto siamo, diciamo, l'energia oscura non è collegata con l'antimateria, perché l'antimateria, quando noi facciamo quel grafico, diciamo materia barionica che è il 4%, insomma, la materia che conosciamo già contiene l'antimateria. Poi c'è la materia oscura, quindi che non sappiamo di cosa è fatta, ma ha caratteristiche gravitazionali, e poi c'è un'altra quantità ancora più grande che è l'energia oscura, che è un'energia di cui sappiamo ancora meno di materia oscura e tutto il resto. Quindi l'antimateria, anche se ha un nome particolare, ormai è abbastanza nota, cioè non ci sorprende tanto. Certo, crearla, mantenerla è complicata nel nostro universo. Quello che non conosciamo è la materia oscura e poi diciamo, il grosso incognito è l'energia oscura, che sono dettagli di come funziona il nostro universo e appunto lo studio dell'espansione dell'universo ci consente di capire qualcosa in più sull'energia oscura, più che altro. Ma diciamo non è la cosa che facciamo noi, perché si usano altri tipi di esperimenti. Infatti, se posso aggiungere, in particolare uno degli esperimenti che studia l'antimateria nello spazio è un esperimento che si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, si chiama AMS, ed è progettato proprio per misurare questa volta non i raggi gamma, ma andare a cercare quelle rare particelle di antimateria presente nei raggi cosmici. Perché i raggi cosmici sono essenzialmente delle particelle, prevalentemente protoni e nuclei di elio, eccetera,
che vengono prodotte nelle esplosioni delle stelle. Queste particelle si muovono nell'universo, seguono i campi magnetici presenti nell'universo e alcune raggiungono la Terra. Bene, queste particelle sono quasi tutte di materia ordinaria, però ogni tanto ne arriva qualcuna di antimateria. Bene, in orbita c'è questo esperimento che cerca di catturare queste rare particelle di antimateria perché dallo studio di queste particelle si può capire anche quanta antimateria c'è nell'universo e essenzialmente dove viene prodotta. Però è un altro genere di esperimento. Utilizza tecniche di rivelazione leggermente differenti. C'era un'altra domanda. Sì, mi scusi, c'è un'altra domanda. Sono Gabriella, vorrei sapere con quali metodologie si sta cercando di ricevere segnali, insomma, di analizzare la materia oscura. Anche qui, di nuovo, noi possiamo vedere la materia oscura solamente se emette raggi gamma, perché vabbè, anche qualche raggio cosmico, ma ci sono appunto, come diceva il professor Gargano, il dottor Gargano, ci sono effetti diversi. Diciamo, se la materia oscura, per qualche meccanismo suo, decade e si annichila con un'altra, diciamo, ha dei processi particolari ed emettesse dei raggi gamma. Cioè, potete immaginare che la materia oscura da sola decade in un'altra cosa e emette una luce, un fotone, una determinata energia. A questo punto noi guardando il cielo vedremo una zona del cielo o una zona abbastanza grande, tutta quanta illuminata con una determinata energia. Come se voi accendete un LED rosso o un LED verde e lo vedete da tutte le parti. Allora, questo noi potremmo dire, guardate, lì c'è un decadimento particolare di materia oscura, un'annichilazione particolare di materia oscura. In realtà questa cosa noi, nei limiti dell'esperimento, che insomma non sono, cioè, per quanto ne so, nel limite dell'esperimento non l'abbiamo visto. Però possiamo dire, cioè, allora, non c'è materia oscura che decade in questo modo nel cielo gamma. Questo però appunto, dice, va bene, decade in un modo leggermente diverso. Però non c'è non sappiamo ancora a sufficienza della materia oscura per prevedere un segnale esatto, diciamo, che dovremmo vedere. Noi possiamo dire semplicemente che non abbiamo visto un segnale particolare di materia oscura nella nostra. Però se ci fosse e decadesse esattamente in un determinato modo nel raggi gamma, potremmo vederlo. No. Grazie. Se posso aggiungere una cosa, La ringraziamo. posso aggiungere una cosa al discorso che abbiamo fatto, che ci tengo particolarmente perché io studio la materia oscura all'interno della collaborazione Fermi. Un'altra cosa interessante non è solo andare a dire che non ci sono segnali, cioè non abbiamo visto segnali, ma anche andare a studiare il fatto che siccome noi non abbiamo visto segnali, magari quello che possiamo fare è andare a costruire degli esperimenti che sono ancora più sensibili per andare a cercare la materia oscura. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire il fatto che noi continuiamo a cercare e non la vediamo è un incipit per andare poi a costruire esperimenti che magari sono più sensibili perché l'esperimento Fermi magari non è abbastanza sensibile per vedere la materia oscura, per andarla a catturare. Quindi anche se per fino ad ora non l'abbiamo vista, comunque non ci disperiamo e andiamo avanti nel cercare di scoprirla. Sì, quello che ha appena detto Davide è esattamente il modo con cui procede la ricerca scientifica. Ogni volta si cerca di migliorare l'esperimento precedente, soprattutto se l'esperimento precedente non ha dato i risultati attesi. E funziona esattamente in questo modo. Qualche altra domanda? Laboratorio guida, prego. Vediamo se ci sentite. Ora sì. Perfetto. Avevo una domanda, no? Che all'inizio, che i satelliti che diciamo fanno questi esperimenti vengono messi in orbita per non venire tracciati, diciamo, dall'atmosfera, no? Tutto. Sì. Ma non, volendo, non si potrebbero portare degli strumenti in un futuro interno? In delle ipotetiche basi lunari per ampliare, diciamo, le possibilità tecniche, oppure c'è un limite alla strumentazione proprio, cioè questo è il massimo che si può fare. Lo studente si chiama Andrea. È un'ottima domanda. In realtà è una delle, diciamo, delle frontiere della ricerca, è proprio questa. Il problema sinora è che mandare qualcosa sulla Luna è estremamente costoso.
Ma voi potete immaginare che in presenza di una base lunare o marziana, ovviamente non fosse la Luna, è ancora meno atmosfera, quindi è ancora migliore, sarebbe estremamente comodo perché voi poteste mettere il vostro telescopio che non ha problemi di atmosfera, ma eventualmente un astronauta che, diciamo, che è sulla Luna può modificarlo, migliorarlo e non avete problemi che si rovina l'elettronica, potete comunque migliorarlo. Per esempio, Fabio ha parlato dell'esperimento MS sulla stazione spaziale, che ha già subito un intervento degli astronauti perché possono uscire, migliorano, lo aggiustano e ci mettono qualcosa di ulteriore sopra. Con un satellite come Fermi è assolutamente impossibile, quindi non possiamo migliorarlo. Invece, se avessimo un satellite come Fermi messo sulla superficie lunare con accorgimenti adeguati per proteggerlo dalla relatività locale, ma comunque si potrebbe fare, semmai se avessimo di nuovo, semmai dopo 2 anni hai di altri fondi, ne metti un altro uguale vicino o più grande, ne aumenti l'area efficace, per fare un esempio. Quindi sì, assolutamente, si stanno valutando dei telescopi lunari perché avrebbero delle caratteristiche positive, appunto che non avremmo l'atmosfera sopra di noi, e sarebbero accessibili da qualcuno che è sulla Luna, solamente che appunto sulla Luna non ci siamo tornati negli ultimi 60 anni, quindi quando il costo di lanciare qualcosa sulla Luna diminuirà, sarà sicuramente una cosa che vorremmo fare per alcuni tipi di detector. Altri tipi di satellite hanno proprio bisogno di essere nello spazio perché, per esempio, un esempio banale, alcuni satelliti che devono essere in posti determinati molto molto freddi, ma estremamente freddi per vedere emissioni infrarosse, devono essere in determinate posizioni molto lontane da altri corpi celesti, ben protetti. E questo non potrebbe essere fatto sulla Luna, ma gli strumenti di eventuali cose sulla Luna se ne discute da parecchio. E ora, diciamo, vediamo con l'evoluzione della tecnica per mandare facilmente roba nello spazio. Si spera che anche questo apra una nuova frontiera. Grazie per la domanda. Non so se Fabio vuole aggiungere qualcosa. La Luna è essenzialmente il prossimo passo, diciamo, lo si legge sui giornali, insomma, tutte le agenzie spaziali internazionali e anche nazionali, come l'ASI, sono interessate a missioni lunari, quello che è chiamato il Lunar Gateway. Quindi, diciamo, una colonizzazione, chiamiamola così, della Luna è qualcosa che è nei progetti delle prossime decadi e ovviamente le prime cose che verranno portate sulla Luna saranno esperimenti scientifici e la Luna offre alcune potenzialità di esperimenti che effettivamente sulla Terra non è facile fare, fra cui appunto l'osservazione dei raggi gamma. C'è una domanda. Grazie per la domanda. Ce n'è una che leggo del liceo Cafiero di Barletta. I resti dovuti al lancio del satellite determinano dei problemi tecnici. Immagino si riferisca ai resti quando il satellite parte o quando il satellite rientra. No, non mi è chiaro. Comunque lascio Francesco rispondere. Allora, tendenzialmente, diciamo, io in realtà una cosa che mi ha sempre stupito è che quando avevo appena iniziato ero entrato in una collaborazione Fermi cercando i paper, che è cioè quello che si fa quando si entra nel dottorato, la prima cosa che si fa è e trovai immediatamente, appena stato lanciato, il paper sulla deorbitazione, di come far cadere Fermi. Diciamo, allora, per tutti questi satelliti, la NASA ha, non solo per i satelliti, perché credo che la sua domanda è, diciamo, i booster, vari booster del missile del Delta 2, e sono tutti quanti studiati per cadere in zone disabitate, tendenzialmente nel Pacifico, nell'Atlantico, in maniera controllata. Tendenzialmente non arriva niente a terra, diciamo, li fanno deorbitare in maniera tale che si distruggono. E quindi no, non, diciamo, se non va qualcosa di terribilmente storto, che può succedere, i missili della NASA, che io sappia, non danno particolari problemi da mai. Ci sono in realtà, diciamo, le ultime volte sono successe che ricordi da cronache, non ci abbiamo lavorato, ci sono deorbiting di altre nazioni, di missili di altre nazioni che sono un pochino meno attenti a come fanno deorbitare questi oggetti, perché i calcoli dietro, diciamo, voi immaginate, lanciate un missile, dovete fare tutti i calcoli perfetti con l'atmosfera per sapere dove questo oggetto va a cadere. Se li fate in maniera meno precisa, la barra d'errore che avete su questo, su dove deve cadere, sarà più grande, quindi potrebbe non cadere esattamente nel Pacifico, ma vicino, e quindi, diciamo, però tendenzialmente non ci sono stati grossi danni, finiscono sempre nei larghi, diciamo, negli oceani.
quelli, i booster. Speriamo di aver risposto. Qualche altra domanda? Ok, se non vi sono altre domande, a questo punto passerei al prossimo talk. Intanto chiedo a Francesco se può scaricare il PDF o il PowerPoint sul sito Indico. Quindi, come avete visto dalla presentazione di Francesco, Fermi osserva il cielo gamma. Francesco vi ha raccontato prevalentemente di fenomeni astrofisici estremi, intesi come immensamente energetici, quindi stelle di neutroni, buchi neri, altre galassie, quindi nuclei galattici attivi. Adesso, con l'intervento di Melissa, che è una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Pisa, spostiamo l'attenzione su un oggetto che conosciamo molto meglio, almeno crediamo di conoscere molto meglio, che è il Sole. Il Sole chiaramente sappiamo, emette luce visibile perché lo vediamo, è prevalentemente giallo e quindi emette sicuramente luce visibile, però è anche una sorgente di raggi gamma. E quindi Fermi, che è stato disegnato per guardare i raggi gamma, è in grado di guardare il Sole in quest'altra banda. Quindi diciamo, immaginate in un colore diverso nei raggi gamma ed è in grado di studiarne alcuni aspetti che non è possibile studiare con delle osservazioni nel visibile. Mi taccio e passo la parola a Melissa. Ciao, grazie Fabio. Mi sentite tutto ok? Sì, tutto Ok, bene. perfetto. Allora, grazie per questa introduzione. Sì, ho questo compito di cercare di spiegare un attimo, diciamo, il sole visto dai gamma, però volevo prima partire da questo disegno per parlare un pochino prima com'è fatto il nostro sole, cioè la nostra stella. Quindi con questo disegno vi mostro come è composto essenzialmente di sei strati diversi. Con nucleo al centro e man mano che usciamo ci sono appunto questi sei strati e poi l'atmosfera è divisa in altri tre, la cromosfera, la zona di transizione e la corona. Allora, nel nucleo è dove avvengono le reazioni di fusione nucleare dell'idrogeno all'elio, è una zona diciamo molto ostile a dir poco, la temperatura è di circa 15 milioni di gradi, la densità è tipo 150 volte quella dell'acqua ed è tutto in una zona di circa 200.000 chilometri, quindi è essenzialmente molto piccolo, molto denso e caldissimo ed ecco proprio per questo che avvengono così bene e in un modo così efficiente le reazioni di fusione, fusione nucleare. Man mano che ci allontaniamo dal nucleo, la temperatura diminuisce e quando arriviamo alla cromosfera abbiamo circa una temperatura di 100.000 gradi, che vabbè è sempre parecchio caldo, diciamo, però rispetto al nucleo si rinfresca abbastanza. Quando poi però andiamo verso la corona, che è la parte più estesa, che infatti si estende per milioni di chilometri, non c'è proprio una zona definita, la temperatura è di circa un milione di gradi ed è una zona però estremamente rarefatta, cioè la densità è di circa 10 alla 10 volte meno densa dell'atmosfera terrestre. Quindi è questo gas però finissimo, però caldissimo. Ed è una cosa, in effetti è un mistero che non è ancora del tutto risolto sul perché la corona sia così calda rispetto alla cromosfera. Ed è una cosa su cui si studia ancora adesso. Ci sono alcuni indizi da questi ultimi esperimenti e se volete ne possiamo anche parlare dopo. La massa del Sole, metto qui il numerino 2 alla 10, 2 10 alla 30 kg, cioè 330.000 volte quello della Terra, mentre il diametro medio è di circa, è quasi 10, scusami, scusatemi, 110 volte la Terra. Allora, vediamo qui, vado avanti. Allora, vi ho parlato brevemente di fusione nucleare, però volevo parlarvi un attimino, spiegarvi un attimino con un pochino più di dettaglio di cosa si tratta. Ho messo qui questo disegnino per mostrarvi, diciamo, in un modo semplice cosa avviene. Allora,
Ci sono vari processi, ma essenzialmente quello che succede è che gli atomi di idrogeno si uniscono a 4 a 4 e trasformano in un atomo di elio. E come vedete, non so se vedete il cursore qui, però allora, qui in cima vediamo quindi due atomi di idrogeno che si uniscono e emettono un pochino di energie e formano il deuterio, che è questo H2. Quando due deuteri poi si uniscono, anche loro fanno questo elio 3. Questo elio 3 poi si riunisce, si riforma e crea questo l'elio 4, che è l'elio. Tutto questo processo però vengono emesse delle energie ed è questo che, diciamo, permette il sole di emettere la luce e di restare, diciamo, in vita. Allora, quello che volevo dire è che ogni secondo, giusto per darvi un'idea di quello, come vengono le cose, ogni secondo circa 594 milioni di tonnellate di idrogeno vengono convertite, rilasciando un'energia pari alla massa di 4 milioni di tonnellate. Quindi è una cosa abbastanza anche difficile da comprendere per noi, però è una cosa che avviene in un modo estremamente liscio. All'interno, proprio nel nucleo del Sole. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi è che il Sole non ha una superficie solida, è essenzialmente una sfera di plasma. Ma che cos'è il plasma? Allora, il plasma è essenzialmente un gas formato di elettroni e protoni che tra di loro diciamo, non sono legati nel modo standard, ma possono muoversi liberamente, dando origine a correnti elettriche molto intense. Infatti, questo plasma è un gas ionizzato, dove ionizzato indica che una frazione grande di elettroni è strappata dai rispettivi atomi. E poi entrerò un pochino più in dettaglio su questo discorso, cioè si muovono e danno queste correnti intense elettriche, cosa poi va a creare. Allora, va a creare il campo magnetico solare. Questa è una cosa molto importante per quello che poi andremo a parlare per i filamenti solari e l'attività solare, che poi entrerò un pochino più in dettaglio nei prossimi lucidi. Però volevo soffermarmi un attimo sul campo magnetico solare. Quindi questo plasma, queste intense correnti elettriche variabili danno origine a questo campo magnetico. E ci sono queste, essenzialmente è come cioè un dipolo magnetico, quindi c'è il nord e il sud, come siamo abituati a sentire anche sulla Terra, abbiamo questo genere di campo magnetico. Però, come ho già detto, la Terra è una sfera di plasma, quindi non è solido. Mentre si ruota, sull'equatore ruota più velocemente rispetto ai poli, e questo va a creare una rotazione differenziale. Con questa rotazione differenziale ho cercato di mettere un disegnino qui sopra, che vedete, questo è un disegnino della Terra, inizia magari con queste linee di campo, del campo magnetico, però man mano che gira, girando differenzialmente, diciamo, inizia a raggrovigliare questi campi magnetici, e questa deformazione del campo magnetico ha, diciamo, tante conseguenze poi su come si comporta il Sole. Uno di questi dà luogo a questo ciclo undicennale dell'attività solare. Quindi questi campi magnetici si aggrovigliano, e infatti a volte quando si aggrovigliano così tanto, diciamo, sbucano fuori dalla cromosfera, e ho messo un altro disegno qui, e si vedono come questi anelli incandescenti che sbucano fuori. E proprio dove diciamo, escono fuori dalla cromosfera lasciano queste macchie, che sono note come macchie solari, non so se ne avete già sentito parlare, però sono queste macchie un pochino più scure sul Sole, sulla superficie visibile del Sole, che è tendenzialmente la cromosfera e la fotosfera. Quindi questi sono proprio i linei di campo che sbucano fuori, dovuto al fatto che si stanno arrovigliando sotto mentre gira il Sole. Allora, questa rotazione differenziale dà appunto luogo a questo ciclo undicennale dell'attività solare. E ci sono tante cose interessanti che sono legate a questa attività, e volevo parlarvi un attimino di più in dettaglio. Allora, vi ho parlato brevemente delle macchie solari, e si è visto che il numero di macchie solari che sono visibili sul Sole varia strettamente con questo ciclo di 11 anni, cioè
ogni 11 anni, diciamo, il numero di macchie cresce e poi decresce. E ho messo due disegni qui. Questo disegno qua sono proprio delle immagini del sole scattate in diversi punti del ciclo solare. E vedete qui gli anni 2010 fino al 2020. Quindi questo era l'ultimo ciclo solare. E vedete come, ad esempio, nel 2010 o nel 2020 il sole è più piccolo, però vedete che ha un aspetto un pochino più uniforme. Mentre in queste immagini qui, ad esempio nel 2014 o 2015, vedete che ci sono veramente tante cose che si vedono sul sole, sono tante macchie, tante attività, e questo proprio vi mostra l'attività del ciclo solare. Abbiamo osservazioni di queste macchie e anche di questo, del fatto che esiste questo ciclo solare fin dal 1750, ed è quello che vi sto mostrando qui a destra. Questi qui sono il numero medio di macchie solari viste al mese in funzione dell'anno. E infatti qui sotto vedete, qui c'è 1750 e qui continua fino ad oggi, dove stiamo entrando nel 25° ciclo solare. Vedete che stiamo arrivando verso il picco. Quindi vedete questo andamento su e giù, è costante, ogni 11 anni vediamo questa cosa. Queste macchie solari hanno delle dimensioni che variano abbastanza, sono veramente enormi perché variano, il diametro può essere grande quanto la Terra fino a circa 100 volte la Terra, quindi stiamo parlando di cose veramente enormi. Legate anche a questo ciclo solare sono il numero di brillamenti solari, che sono queste violentissime eruzioni di materie provenienti dalla stratosfera, sempre legato a questo aggroviglamento delle linee di campo magnetico che poi subescono dalla fotosfera. E anche, siccome sono legati al ciclo solare, scusatemi, al numero di macchie solari, anche questi brillamenti solari variano col ciclo, quindi ne vediamo di più quando vediamo il picco del ciclo solare. Ci sono anche altri fenomeni esplosivi che sono legati anche a questo ciclo solare, ad esempio queste violentissime esplosioni di materie che escono dalla corona, e sono dette esplosioni di massa coronale, e ne parlerò anche un pochino più in dettaglio su queste esplosioni. Allora, però prima volevo parlare un attimo di un pochino più in dettaglio di cos'è un brillamento solare. Allora, vi ho detto che queste linee di campo, man mano che il Sole gira, si aggrovigliano, però quando poi si saldano tra loro, l'energia magnetica viene convertita in energia cinetica, termica e anche accelerazione delle particelle. E questo fenomeno è noto come riconnessione magnetica. Allora, io ho messo un piccolo video qui sperando che funziona. Allora, questo vi mostra queste linee di campo che si incontrano qui. Quando si incontrano, rilasciano questa energia. E questa è un'illustrazione di come funziona la riconnessione magnetica. E questa è proprio la base di come partono, come si pensa che partono questi brillamenti solari. Allora, volevo mettere anche qui un video. Qui vedete, questo è proprio che, allora, questo va in ciclo, questo video. Vedete come inizia questo brillamento e poi sputa proprio, vedete proprio quello che sembra proprio roba essere buttata fuori dal sole. Ed è questo tutto legato al brillamento solare, scatta l'esplosione, la roba viene espulsa fuori. Infatti, questi brillamenti solari possono sprigionare un'energia equivalente a varie decine di milioni di bombe atomiche in pochi minuti, sono cose veramente eccezionali. E emettono luce anche su tutto lo spettro elettromagnetico. Qui, ad esempio, stiamo vedendo un'immagine di un satellite che osserva solo il Sole, quindi non è come Fermi che guarda tutto il cielo. Ci sono vari esperimenti che sono dedicati strettamente a puntare il Sole, così da non mancare mai un brillamento o qualunque evento che avvenga sul Sole. E questo è nelle onde ultravioletto. Allora, quando ho detto che ci sono la riconnessione magnetica e rilascia questa energia e può anche accelerare particelle, perché accelerare particelle dovrebbe poi causare un'emissione di luce? Volevo parlarvi di due, diciamo, fenomeni che studiamo quando guardiamo i brillamenti solari alle energie un pochino più alte, fra le più alte.
cioè nella radiazione X, e in gamma, dove gamma ci interessa particolarmente perché lo studiamo con il satellite Fermi. Allora, volevo soffermarmi un secondo sulla radiazione di cosiddetto di frenamento o Bremsstrahlung, sicuramente pronunciato male perché è una parola tedesca, io il tedesco non lo parlo, però questo fenomeno viene prodotto da un elettrone altamente energetico, quindi quando viene accelerato durante questa riconnessione magnetica, viene poi deflesso dal campo magnetico di un nucleo atomico e questo poi diciamo, rallenta, frena questa elettrone e per principi di conservazione energia emette radiazione in forma di un fotone che vi mostro in questo disegnino qui a sinistra. Qui c'è l'elettrone che viene deviato, questo rosso qui rappresenta il nucleo atomico, viene deviato e questa freccettina verde qui rappresenta il fotone che viene poi emesso quando questo elettrone viene rallentato. E questo avviene molto spesso durante i rilevamenti solari, ne parlerò brevemente in seguito. E invece per i raggi gamma, quelli di alta energia, come avvengono? Allora, questi vengono prodotti da protoni, che poi quando vengono accelerati, poi interagiscono con la materia del Sole e producono, durante questa, diciamo, interazione, vengono prodotti queste altre particelle che sono noti come pioni neutri, che sono qui rappresentati con il simbolo del pi greco con lo zero. Questi pioni neutri poi emettono due fotoni un'energia in gamma. Ci sono anche altre reazioni che avvengono quando i protoni interagiscono con la materia del Sole, che producono anche altri pioni non neutri ma positivi, più e meno, che vedete qui, che poi producono altre particelle, che però dal punto di vista del gamma ci interessa più il pione neutro, perché produce appunto questi fotoni in raggi gamma, ed è quello che poi noi andiamo a vedere con Fermi quando vediamo i rilevamenti solari. Allora, vi ho detto già che quando queste linee di campo si aggrovigliano e sbucano fuori, vediamo queste specie di anelli incandescenti che escono fuori dalla cromosfera, la fotosfera del Sole. E volevo mostrarvelo con un pochino più di dettaglio con questo disegnino qui. Queste linee, questo anello sul rosa qui dovrebbe rappresentare appunto queste linee di campo che sono subuscite dalla fotosfera alla cromosfera. E qui in cima, dove c'è scritto in inglese il rilascio primiario dell'energia, è dove è avvenuta questa riconnessione magnetica, quindi dove proprio qui c'è questo rilascio violentissimo e queste particelle che sono presenti lì vengono accelerate. Allora, emettono i raggi X e anche i raggi gamma. Però questo è per mostrarvi che dove avviene un pochino più in alto rispetto alla fotosfera e alla cromosfera, quindi più verso nella corona, dove è meno denso, per far sì che avvengano sia i raggi, le emissioni in X che in gamma, devono incontrare altra materia, devono incontrare altri nuclei, altri atomici, e quando sono nella corona, diciamo, è più rarefatto, è meno denso e quindi trovano meno materia con cui interagire per poi emettere, però avviene comunque l'emissione su nella corona. Ma quello che vediamo, diciamo, quello più brillante è quando queste particelle seguono queste linee di campo, perché sono particelle cariche e, diciamo, il campo magnetico è la loro autostrada, loro seguono automaticamente queste linee di campo e ritornano giù verso la fotosfera. È lì dove la materia è più densa, riescono a interagire più facilmente e emettono molto di più sia i raggi X che i raggi gamma. Quindi la cosa interessante è che quando vengono osservati questi brillamenti solari, specialmente con i telescopi X, che diciamo, riescono a vedere meglio rispetto al Fermi, l'aveva già detto anche Francesco prima, che diciamo, la nostra capacità di osservare è un pochino più sfocato rispetto ad altri telescopi, però quando osserviamo i brillamenti solari in X, vediamo proprio questa immagine di questo cartone, lo vediamo in realtà, vediamo diciamo, emissione sopra questa macchia solare, energie un pochino più basse, e questo è proprio per via che c'è meno materia da cui interagire. Però man mano poi vediamo che
questa roba scende e vediamo proprio due punti brillanti ad energie più alte che sono, che rappresentano proprio i punti dove è sbucato fuori questa linea di campo, quindi dove ci sono essenzialmente quasi le macchie solari, è da lì dove vedi proprio che queste particelle stanno precipitando verso la zona più densa e emettono queste X e gamma. E ho messo questo piccolo video che andrà a rotazione, quindi lo potete vedere continuamente. Questo è un video da un satellite che si chiama Solar Orbiter, che adesso è in orbita da credo 3-4 anni ora, che è una di queste missioni dedicate al Sole, che non è in orbita intorno alla Terra, ma si avvicina e si allontana al Sole e quindi vede il Sole molto bene e lo vede da diversi punti di vista. Quindi questi sono dati molto nuovi e volevo mostrarvi proprio questo esempio qui. Prestate attenzione ai colori, perché il colore rosa rappresenta le energie un pochino più basse, mentre il blu rappresenta le energie un pochino più alte. E se osservate, vediamo se mi parte. No, mi parte? Non parte, ovviamente non parte. E vabbè, a volte non, queste cose dei video ti abbandonano. Aspetta, forse ora ce la può fare. Eccolo. Vedete come ci sono all'inizio questi due puntini blu e poi c'è questo alone rosa sopra. E questo è proprio quello che stai vedendo. Stai vedendo l'emissione sopra e poi i puntini blu sono proprio i punti dove sono precipitati le particelle a quelli che loro che in inglese chiamano foot point, cioè il punto dei piedi di questi anelli che sbucano dal sole. Quindi come ci siamo immaginati che avvengano queste cose, viene poi dimostrato con i dati che osserviamo il sole. Allora, un'altra cosa che volevo, diciamo, puntualizzare è che tutto questo avviene in una zona tipicamente molto compatta in corrispondenza della macchia solare. Quindi questo avviene, tutti questi anelli, in una zona compatta che, diciamo, rimane più o meno nelle vicinanze di questa macchia solare, che sarà un punto importante che poi, su cui ritornerò dopo. Allora, quindi avevo anche accennato che ci sono queste esplosioni di massa coronale sempre legate al ciclo solare, quindi ce ne sono di più man mano che l'attività cresce e sono legate anche ai brillamenti solari. Quando vedi un brillamento solare molto intenso, tipicamente è accoppiato anche da un'esplosione di massa coronale. E sono veramente degli eventi eccezionali. Qui vi mostro, questa è un'immagine vera del Sole. Per osservare queste esplosioni di massa coronale, o in inglese Coronal Mass Ejection, CME, serve diciamo, un rivelatore particolare, perché devi essenzialmente bloccare tutto il disco del Sole per vedere quello che poi esce. Ed è questo che vedi qui, è un'immagine che è un composto, perché vedete questo anello qui scuro che circonda il Sole. È proprio come viene osservato questa esplosione. Però per farlo un pochino più bellino, hanno poi rimesso sopra l'immagine del sole. Quindi questo è proprio un composto di immagini. Ma quello che vedi qui, questo è proprio l'effetto, questa è proprio l'esplosione. E vedete com'è una roba enorme, grande, più del sole, una roba che esce e espande fuori. Per darvi un'idea, queste esplosioni possono raggiungere velocità anche più veloci di 2000 km al secondo. Sono degli eventi veramente eccezionali. E la cosa che, diciamo, un effetto che vediamo noi, che è anche molto bello, è che queste esplosioni causano le aurore boreali, o boreale o australi in base a dove sei, che ho messo qui un'immagine. Avrete sicuramente sentito parlare e visto queste immagini, che sono veramente eccezionali. Queste sono proprio dovute a il plasma solare che viene espulso durante queste esplosioni eccezionali, poi viaggia velocemente verso la Terra. Queste particelle cariche interagiscono con la nostra ionosfera terrestre, e quando queste particelle arrivano, loro eccitano gli atomi dell'atmosfera e, disecitandosi, emettono varie lunghezze d'onda, luce a varie lunghezze d'onda.
Infatti, tipicamente nella nostra atmosfera c'è l'ozoto e c'è l'idrogeno e questi proprio danno questi diversi colori. Quindi, se siete interessati a osservare le aurore polari, dovreste andare verso l'estremo nord, della Terra e essere anche attenti al ciclo solare, perché più è attivo il Sole, più è probabile che avvenga una di queste esplosioni di massa coronale e più è probabile vedere una scena eccezionale come questa mostrata in questa immagine. Cosa che io non ho mai fatto, ma è sicuramente fra una delle cose che voglio fare nella mia vita è andare a vederli. Allora, il Sole, diciamo, cosiddetto quieto, quindi quando non sta facendo queste esplosioni pazzesche, emette comunque i raggi gamma. Infatti, Francesco ha mostrato un'immagine proprio del Sole visto i raggi gamma da Fermi, quindi noi lo osserviamo anche quando non è particolarmente attivo. Avete anche sentito parlare sia da Fabio che da Francesco di questi cosiddetti raggi cosmici, che sono questo flusso continuo di particelle cariche che provengono appunto dalla galassia. E queste qui, quando raggiungono il Sole, interagiscono e producono anche loro raggi gamma. E quindi, questi raggi cosmici, continuamente c'è un flusso continuo che interagiscono col Sole, e se uno lo osserva con Fermi, vedi che c'è questa palla corrispondenza della localizzazione del Sole, e quella è proprio l'interazione dei raggi cosmici con il Sole, quando non sta facendo rilamenti solari. Però la cosa che è interessante, che è stato mostrato da dati di vari telescopi, incluso Fermi, è che quanto è intenso il Sole quieto in raggi gamma, anch'esso varia con il ciclo solare. Perché? Questo è perché quando il Sole è più attivo, ha, diciamo, il vento solare, quindi quando emette queste esplosioni di massa coronale, questo vento che crea è molto più intenso, molto più forte. E potete immaginarmi che questo vento, quando è così forte, spazza via questi raggi cosmici e quindi non hanno la possibilità o hanno meno possibilità di interagire con il Sole, creando poi i raggi gamma che ce lo rendono visibile con Fermi. Quindi quando il Sole è molto attivo, lo vedi un pochino meno intenso quando è quieto, e invece quando il Sole è più quieto, più raggi cosmici riescono a raggiungerlo, a interagire e renderlo più visibile, diciamo, più intensa la sua emissione. È quello che ho cercato di mostrare qui in questo grafico, dove vedete che in giallo è il ciclo solare, quindi sono il numero di macchie solari mediate sul mese, e questo vedete sull'asse X sono gli anni, quindi vedete questo, il solito ciclo undicennale, mentre in blu questi sono il numero di particelle cariche che vediamo a terra, che è una specie di misura del flusso di questi raggi cosmici, e vedete come sono anticorrelati, cioè quando il giallo è basso, il blu è alto e viceversa, ed è proprio esattamente il fenomeno che vi ho appena spiegato, che quando il Sole ha tanto vento, spazza via queste particelle e non riescono a interagire, e quindi non vediamo, cioè vediamo meno il Sole quieto in raggi gamma. Allora, volevo entrare un attimino un pochino più in dettaglio di cosa sono questi brillamenti solari, perché poi andrete a analizzare i dati proprio visti da Fermi di questi brillamenti solari, e ci sono varie tipologie. E voglio iniziare con quelli che noi chiamiamo impulsivi, che sono molto brevi lampi di luce, diciamo. E ho messo qui, sperando sempre che vi parte il video, sì, cioè, vedete come qui è proprio un lampeggino velocissimo. Questo anche sono dati veri. E vedete che c'è il Sole, in un attimo c'è questo lampo ed è finito. Quindi questi eventi sono molto veloci. E queste, diciamo, volevo mostrarvi qui un grafico, che questa è una curva luce, dove una curva luce vi mostra, diciamo, l'intensità di una sorgente in funzione del tempo.
Quindi se vedete qui sull'asse delle X, questo è il tempo, invece sulle asse delle Y, questi sono tre pannelli, quindi è un pochino più complicato e cercherò di spiegarvelo, ma se vedete sull'asse delle Y, qui c'è scritto rate in inglese, però è proprio è la frequenza di quanto veloce riusciamo a misurare, diciamo, questi ora G X, ora G gamma. Quindi vedete come durante il tempo qui è piuttosto costante, e poi tutto un tratto c'è questo salto e poi riscende. Questo salto qui di aumento di intensità della sorgente dura molto poco, perché qui sotto vi dice il tempo di durata. Allora, qui sotto l'ultimo pannello è quello che abbiamo visto con Fermi. Infatti queste energie molto più alte, mentre il pannello centrale sono visti dall'altro strumento a bordo di Fermi di cui vi ha parlato Francesco, cioè il GBM. E il GBM misura i raggi X. E vedete come l'andamento è molto simile a quello che abbiamo visto in Fermi, cioè costante, costante, lampo veloce che poi riscende e poi ritorna costante. Allora, studiando le somiglianze di queste curve luce, possiamo capire molto anche di quello che sta succedendo. Ad esempio, possiamo dire che quando sono così simili, sia nel tempo che nella forma, si può dedurre che hanno origini comuni. E questo, diciamo, torna molto comodo per noi raggi gamma, perché le osservazioni dei filamenti solari raggi gamma sono un pochino più nuovi rispetto a X. Il Sole è stato studiato molto di più raggi X rispetto ai raggi gamma, quindi si sa molto di più di come avvengono i filamenti solari raggi X. Quindi vedendo una somiglianza così stretta anche in gamma ci aiuta a capire allora forse da quello che abbiamo imparato in X sarà simile anche in quello che sta succedendo in gamma. E proprio per questo si pensa che anche in gamma l'emissione gamma, cioè l'accelerazione dei protoni, ricordatevi che per i gamma ci serve che i protoni vengano accelerati, interagiscono con la parte più densa del Sole per poi produrre i pioni neutri che poi decadono in gamma. Quindi possiamo dedurre che lo stesso fenomeno che è stato in grado di accelerare gli elettroni così velocemente per creare i raggi X è anche responsabile di accelerare anche i protoni nel solito modo, grazie a questa somiglianza delle curve luce fra i due fenomeni. Allora, questo uno dice, va bene, allora abbiamo capito tutto. Eh no, non è così semplice e sarebbe anche forse un pochino noioso se avessimo già capito tutto. Una cosa che è uscita fuori, diciamo, con le osservazioni di Fermi negli ultimi 15 anni è che ci sono delle cose particolari che avvengono in gamma che non avvengono invece in X e quindi siamo un po', diciamo, da soli e dobbiamo capire com'è possibile che avvenga. E vi spiego un attimo che cos'è. Ho messo qui un'altra curva luce che anche questa forse è ancora più complicata e cercherò di spiegarvelo con un pochino più di dettaglio. L'ultimo pannello è sempre quello che vede Fermi latte, cioè in gamma. E il pannello subito sopra è sempre raggi X visto dall'altro strumento a bordo Fermi, cioè il GBM. E ancora sopra è un altro strumento che si chiamava RESSI, ora non funziona più, però all'epoca funzionava benissimo ed è sempre in X. E quello che vediamo è questo, ricordatevi che queste sono curve luci e quindi l'andamento dell'intensità in funzione del tempo, vedete che c'è questo lampo, c'è un andamento costante nel tempo, un lampo e poi ritorna abbastanza costante. Lo vedete simili fra questi due pannelli qui che sono sempre raggi X, quindi è bene che vedano cose simili. E invece nell'ultimo pannello dove vediamo quello che ha visto Fermi Latte, cioè quello che sta facendo il filamento solare in gamma, vediamo sì un aumento in corrispondenza con i raggi X, però vediamo anche questo continuo andamento nel tempo. E voglio mostrarvi che ora sull'asse delle X, questi sono ore e quindi questo sta mostrando che questo brillamento solare è stato sì molto brillante per qualche minuto come quello che si è visto in X, però ha continuato per quasi un giorno intero.
cosa che non si è visto assolutamente in raggi X e non si vede in altre lunghezze d'onda. Quindi uno dice, ma allora cosa sta causando l'accelerazione dei protoni e basta per così tanto tempo, per un giorno intero? Non è una cosa, cioè deve essere un processo veramente continuativo che riesce a accelerare questi protoni per 24 ore per causare il Sole così brillare così tanto i raggi gamma. Quindi cosa sta causando questa cosa? Non è semplice. E volevo mostrarvi un esempio per mostrarvi quanto è brillante il Sole quando decide poi di esplodere. Avete visto nei video bellissimi di Francesco diciamo, il cielo visto in gamma. E volevo mostrarvi qui un esempio. Allora, questo dovrebbe essere il piano galattico, cioè la Via Lattea, come ha detto Francesco, però lo vedete meno brillante perché questo è quello che ha visto Fermi in un giorno solo. Quindi ha avuto solo un giorno per accumulare tutti questi fotoni provenienti dall'universo e quindi vedi un pochino meno intenso. Se quelli visti da Francesco erano un risultato di un accumulo di anni di fotoni e quindi era molto più brillante. Però per quello che volevo mostrarvi è sufficiente un giorno. Vedete il piano galattico, la Via Lattea, e vedete anche una delle sorgenti più brillanti del nostro cielo, cioè la Vela Pulsar, questo puntino rosso qui. Questo è tipicamente quello che vediamo. Quando poi invece è avvenuto quel brillamento solare di cui vi ho mostrato la curva luce nel lucido precedente, il Sole era l'oggetto più brillante, ma di centinaia di volte più brillante della Vela Pulsar. Per un giorno intero è stato la cosa più accesa che poteva vedere Fermi. E quindi, com'è possibile? Se poi guardi il Sole ad alte lunghezze d'onde, in X, in ultravioletto, era quieto, non c'era nulla. Se lo vedi in gamma, invece, è un'esplosione pazzesca. Com'è possibile? E questo è, diciamo, è un mistero su cui stiamo lavorando da quando è avvenuto questo brillamento solare, che era nel lontano 2012. Non è stato neanche l'unico evento così brillante, però era veramente eccezionale anche non solo nel quanto era brillante, ma anche in quanto è durato, perché è durato 24 ore. Abbiamo visto altri brillamenti solari che sono stati brillanti quanto questo, ma che magari hanno avuto una durata di 10 ore, che è sempre una cosa eccezionale rispetto ai fenomeni visti ad alte lunghezze d'onda, ma non questi 24 ore. Fra l'altro, credo che studierete proprio una parte di questo brillamento solare oggi stesso, quando fate questi esercizi. Quindi è veramente diciamo divertente studiare questi dati. Allora, quindi, come vi ho detto, stiamo ancora cercando di capire com'è possibile qual è il meccanismo che è capace di accelerare solo i protoni per così tanto tempo, per rendere il Sole così brillante rispetto ad altre lunghezze d'onda. Allora, è un po' come giocare a Sherlock Holmes, cioè questo mistero, ci sono tutti i pezzettini e bisogna cercare di metterli insieme per capire il mistero. Quindi serve qualcosa di molto grande, capace di contenere un numero estremamente elevato di particelle per ore. Allora, quindi si è detto una cosa ovvia è, allora, ci sono queste esplosioni di massa coronale, sono enormi, violentissimi, e quello che si è visto è che man mano che espandono via dal Sole, viaggiano per molto tempo e quindi sono osservabili per molto tempo. Infatti, queste CME sono osservabili in raggi radio per ore. E ci sono stati studi che hanno visto che c'è una correlazione fra la durata di questi brillamenti solari in gamma e la durata in radio di questi CME. E quindi questo è un indizio importante. Se almeno durano lo stesso tempo, si sa che quando parte il brillamento solare, parte anche questa esplosione di massa coronale, è enorme, è violentissimo, magari è capace di contenere tantissime particelle e anche di accelerarle per ore. Quindi questo è un indizio importante. Però ci sono anche tante, diciamo, non è così semplice, perché come vi ho detto,
per creare questa emissione gamma, questi protoni devono sì essere accelerati, però devono anche interagire con una zona con tante particelle. E man mano che questo CME, questa esplosione di massa coronale espande, va sempre più lontano, sempre nella corona dove è meno denso. Quindi uno dice: com'è possibile che avvenga così in modo efficace questi raggi gamma, se poi questi poveri protoni accelerati non trovano altra materia con cui interagire? E infatti questo è uno dei motivi per cui non siamo ancora del tutto 100% convinti che questo sia il motivo, diciamo, la causa di queste emissioni. Perché queste particelle sì, vengono accelerate, ma poi devono trovare una zona molto densa per interagire. E allora uno dice: allora torniamo più vicini al Sole. Vi ho detto che ci sono questi anelli coronali dove avvengono molte delle accelerazioni durante i piramenti solari, e ci sono state osservazioni che questi anelli coronali possono essere veramente giganteschi, possono espandere, e vedete anche in questo disegnino, questo sarebbe un esempio di una esplosione di massa coronale, ma vedete anche qui questi sono anelli che possono essere anche estremamente grandi, e quindi uno dice: ok, allora questo è un altro, diciamo, contenitore molto grande dove possono stare tante particelle, però rimane comunque ancorato al Sole, dove ci sono zone più dense e quindi potrebbe anche causare queste emissioni di gamma. Il problema è che non riusciamo a osservare bene questi anelli coronali su durate così lunghe per poter fare degli studi per correlare con quello che vediamo ai raggi gamma, e quindi qui siamo un pochino limitati dalla strumentazione, sperando che magari nei prossimi anni avvengano strumenti nuovi che ci permettono di fare queste osservazioni, perché in questo momento ci sono essenzialmente due scuole di pensiero fra diciamo, gli studiosi dei brillamenti solari. Uno è convinto che l'esplosione di massa coronale sono la spiegazione, diciamo, all'origine di questa emissione così lunga durata i raggi gamma, e invece un altro dice: no, devono essere gli anelli coronali. E finché non abbiamo l'osservazione che ci dimostrano senza ombra di dubbio quale dei due è la causa, siamo costretti a continuare a studiare, a formulare teorie, a fare simulazioni e osservare, sperando che troviamo poi l'indizio che ci convinca. Ci sono altri misteri però che abbiamo scoperto con Fermi che sono molto interessanti, e voglio tornare sul punto che vi ho accennato prima, che quando avvengono questi brillamenti solari avvengono in una zona compatta vicino alla macchia solare. E quindi noi abbiamo però osservato dei brillamenti solari dove la macchia solare proviene dal lato non visibile dal Sole. E per cercare di farvi capire cosa vuol dire, ho fatto questo disegnino. Qui siamo noi fermi che ruota intorno alla Terra e vediamo questa parte del Sole, cioè il Sole è una sfera e noi vediamo il disco visibile. Quando poi il Sole gira, riusciamo a vedere tutto il Sole, però dobbiamo aspettare che gira per vedere il lato dall'altra parte. E siccome ci sono satelliti che invece orbitano, fanno dei giri, non sono costretti a orbitare intorno alla Terra, ma riescono anche a vedere il lato non visibile del Sole, loro osservano e vedono brillamenti solari, macchie solari e quant'altro. E ci sono state osservazioni dove Fermi ha osservato un brillamento solare brillantissimo. Si guarda il Sole visibile e non c'è nessuna macchia solare, non c'è niente che potrebbe aver causato quel brillamento solare. E invece i nostri colleghi che stavano osservando il Sole dall'altra parte dicono: eh no, però qui c'era una macchia solare, c'era un brillamento solare spettacolare. E sono nello stesso tempo. E da lì abbiamo capito che quello che stavamo vedendo noi proveniva da un'esplosione avvenuta dall'altra parte del Sole. E lì ci siamo posti tante domande: ma com'è possibile? Se il modello che ci siamo convinti funziona dice che il brillamento solare avviene solo in una zona compatta, com'è possibile che siamo riusciti a vedere l'emissione da questa zona compatta che però era dall'altra parte del Sole? Uno dice: qui avviene il brillamento solare, questi raggi gamma non possono attraversare il Sole perché è troppo denso, e quindi l'unico modo che possa avvenire questa cosa è che
C'è un meccanismo che riesce a portare le particelle accelerate dal brillamento solare dall'altra parte del Sole e faccia viaggiare fino al lato visibile del Sole, così poi noi riusciamo a vederlo. Però questo è un altro mistero ancora. Come possono fare questa cosa? Come possono viaggiare da una parte del Sole all'altra così velocemente dove noi riusciamo a vederlo? Che meccanismo li trasporta? E anche questo è un altro, diciamo, mistero su cui ci siamo divertiti a studiare. Confermi, crediamo invece di esserci riusciti a risolvere questo mistero. Stiamo ancora studiando perché i filamenti solari durano per 24 ore. E invece, per le osservazioni di filamenti solari provenienti dal lato non visibile dal Sole, siamo riusciti a convincerci dalle osservazioni che ci sono ben due modi per far sì che avvengano, e voglio cercare di spiegarvelo qui. Allora, come ho detto, ci deve essere un modo per trasportare le particelle che sono state accelerate durante il brillamento solare per arrivare dal lato visibile del Sole. E allora ci sono questi due fenomeni che abbiamo visto. Uno sono queste cosiddette onde coronali. Cerco di mostrarvi queste tre immagini che sono dati veri, che mostrano il Sole in certi punti del tempo. Il tempo lo vedete qui sopra, quindi vedete che dopo circa 7 minuti, ogni scatto è circa 7 minuti. E questa è un'immagine, una fetta del Sole. Questa, diciamo, questa striscia qui è un po' bianca. Vedete come in questa immagine qui, in un certo punto, poi vedete man mano che si allontana questo è il disco del Sole, quindi diciamo, questa striscia bianca si allontana. Quindi se voi vi immaginate proprio un'onda anche nel mare, vedete che proprio questa è la cresta dell'onda che sta viaggiando. Ecco perché le chiamiamo onde coronali, perché è proprio una specie di urto che attraversa la corona. E abbiamo visto che questa onda è correlata strettamente con quello che vediamo noi con gamma. Quando questa onda parte dal lato non visibile del Sole, dopo che è avvenuta l'esplosione, questa onda parte e attraversa tutto il Sole. E grazie a questa onda trasporta le particelle molto lontano da dove sono state accelerate e gli permette di arrivare sul lato visibile del Sole. Questo l'abbiamo osservato per ben 5 o 6 brillamenti solari dal lato non visibile del Sole. Quindi ogni volta che avviene vediamo questa onda coronale che trasporta le particelle, i tempi corrispondono e tutto corrisponde. E quindi ci siamo convinti, ok, è così che avviene. E poi però abbiamo visto un altro brillamento solare, sempre dal lato non visibile del Sole, però non c'era un'onda coronale. E si è detto, oh cavolo, eravamo convinti che bastava l'onda coronale per farlo funzionare e qui abbiamo un altro brillamento solare, dove l'onda coronale però non c'è. E allora siamo tornati a dire, e come diavolo funziona? E invece questo brillamento solare abbiamo visto che c'era un anello coronale estremamente esteso. E come vedete qui, questa è un'immagine per mostrarvi quanto possono essere estesi, non è l'immagine corrispondente all'osservazione che abbiamo fatto in Fermi, ma per mostrarvi quanto possono essere estesi queste onde coronali. E abbiamo proprio visto, osservando non solo in gamma, però a tutte le frequenze d'onde, che questo anello coronale era steso abbastanza da poter connettere la macchia solare dove è avvenuto il brillamento solare sul lato visibile del Sole, dove poi abbiamo visto noi i raggi gamma. Quindi è possibile vedere anche questi anelli coronali molto estesi. Questo era per un brillamento solare molto di breve durata, durata di circa 10-15 minuti, e siamo riusciti a vedere che, bensì, queste particelle possono viaggiare anche attraverso questi anelli coronali e trasportarsi dal lato visibile, non visibile del Sole, a quello visibile, permettendo sì che Fermi possa vedere questi brillamenti solari. Quindi il mistero è stato risolto e abbiamo visto che non c'è solo un modo per risolvere questa cosa, ma ben due. Allora, spero di avervi resi un pochino interessati in questi brillamenti solari e credo che sarà divertente poi creare le vostre onde, curve luci e vedere anche delle immagini del Sole viste da Fermi. Credo che
Spero che sarà divertente per voi. Io lo faccio di mestiere e mi diverto tutti i giorni. Però, giunto alle conclusioni, volevo ricordarvi appunto che il Sole brilla grazie alla fusione nucleare dell'idrogeno in elio e che le deformazioni del suo campo magnetico danno luogo alle varie attività, inclusi i brillamenti solari e il ciclo undicennale. I raggi gamma ci permettono di studiare il Sole, come il Sole sia in grado di accelerare particelle ad altissime energie e capire anche come vengono trasportate. Ed è grazie all'osservazione di Fermi dei brillamenti solari che stiamo facendo numerose scoperte su come si comporta la nostra stella in raggi gamma. Infatti, prima di Fermi erano state osservate ma forse 5 o 6 brillamenti solari raggi gamma, e invece ora siamo arrivati a intorno quasi 60. E questo ci permette di capire meglio come avvengono questi fenomeni, perché potete capire che se vedi solo un brillamento solare, e se c'è un mistero, e rimane un pochino lì, bisognerebbe vederne tanti per riuscire a confermare anche una teoria, ad esempio la teoria di come avvengono quelli dal lato non visibile del Sole. Non ne bastava uno, dovevamo vederne diversi per convincerci. E quindi più ne vedi, più riesci a capire come sta succedendo, come avvengono questi fenomeni. E un'altra cosa interessante è ora stiamo, come vi ho accennato prima, ci stiamo avviando verso il massimo del 25esimo ciclo solare, però è un momento veramente importante storicamente per il Sole, per lo studio del Sole, perché abbiamo non solo Fermi, ma abbiamo numerosi satelliti che stanno studiando il Sole da varie angolazioni, ma anche a varie lunghezze d'onda, e questo ci permette veramente di capire come avvengono questi fenomeni. Mi fermo qui e se avete domande sono contenta di rispondere. Grazie Melissa. Facciamo come prima, ci sono domande? Qualcuno alza la mano. Quindi, come avete visto dalla presentazione di Melissa, vedo. Ok, Carmen Petronio, sì. Prego. Eccoci qua. Salve, sono Deverio e avrei una domanda riguardo all'anticorrelazione che avete mostrato prima. Sì. Vorrei sapere se abbiamo visto il grafico che lega appunto i picchi del ciclo solare con l'emissione del vento solare. Vorrei sapere appunto se vi sia dietro una correlazione, quale sia appunto la causa che c'è dietro questa anticorrelazione. Allora, immagino che stai parlando di questo qui. Sì, esatto. Allora, sì. Allora, l'anticorrelazione è dovuta semplicemente a. Allora, per vedere il sole cosiddetto quieto, quindi non quando c'è il brillamento solare. Aspetta, faccio così che si vede meglio. Allora, servono i flussi di questi raggi cosmici galattici sono particelle cariche, sono essenzialmente protoni che avvengono da tutte le parti dell'universo. Arrivano e interagiscono col Sole e creano questi raggi gamma, come in questo disegnino. Arriva il protone, interagisce e crea i raggi gamma. Più protoni arrivano, più crea i raggi gamma e più noi riusciamo a vederlo in Fermi. Quindi serve un flusso molto alto per riuscire a vederlo. Però quando il Sole è molto attivo, crea del vento. E come il vento anche che vediamo qui, spazza via le cose. Come quando c'è il vento di autunno, vedi che le foglie che sono cadute dagli alberi vengono spazzate via. È un effetto simile. Il Sole spazza via questi protoni e non riescono ad arrivare. E quindi il Sole lo vedi che è un po' meno brillante. Ed è quello, proprio questo è cosa intendo per anticorrelazione, perché il Sole, diciamo, brilla di più quando ci sono più particelle che riescono a interagire, però quando c'è più vento ci sono meno particelle ed è proprio quello che vedi qui. L'attività solare, diciamo, quando è più attivo c'è più vento, meno particelle arrivano e quindi vedi proprio questa correlazione qui, meno particelle arrivano. Il blu indica il ciclo solare e l'effetto che il ciclo solare ha su il flusso dei raggi cosmici e vedi che più è alto il giallo, più è basso il blu.
Quindi più è alto il vento, meno particelle riescono ad arrivare. Quindi spero che questo aiuti a spiegare cosa intendevo con questa anticorrelazione fra le due eventi. Sì, perfetto, tutto chiaro, grazie. Grazie. Nel caso avremo tempo per un'altra domanda, perché siamo un pelino in ritardo. Tanto chiederei a Davide di prepararsi. Quindi, sì, Melissa, puoi interrompere la condivisione? Ok, grazie. E poi se puoi caricare le slide sulla pagina Indico. Allora, adesso passiamo invece alla sessione pratica. Ora Davide, che è un ricercatore della sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari, vi guiderà e vi spiegherà come fare l'analisi di uno di questi flare solari che vi ha descritto Melissa, andando ad accedere direttamente ai dati fermi, andando ad utilizzare i software messi a disposizione dalla collaborazione. Davide, ti cedo la parola. Perfetto, innanzitutto mi sentite, vedete lo schermo? Vai. Sì, perfetto. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Davide Sierini, sono ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Bari e sono da un po' anche membro della collaborazione Fermi. E in questa presentazione, piccola presentazione di oggi, perché giusto vi voglio dare qualche indicazione prima di passare alla parte pratica, quello che voglio fare è spiegarvi un po' più nel dettaglio quello che andremo a fare oggi, che è un po' quello che è il nostro mestiere. Io sono entrato nella collaborazione che il satellite ormai era già in orbita, quindi mi sono occupato principalmente di analisi dati e in particolar modo il mio settore di ricerca, la materia oscura, e quindi vi farò vedere quello che un po' facciamo noi tutti i giorni nel nostro lavoro analizzando i dati fermi. Innanzitutto, come sia Francesco che Melissa vi hanno detto, quello che fa il satellite Fermi, in particolar modo il Fermi Large Area Telescope, è registrare, quindi in qualche modo rivelare, registrare tutti questi raggi gamma che passano attraverso il satellite, quindi che da qualche parte sono stati prodotti, sono stati generati e vengono poi raccolti, catturati da questo satellite. Questi dati, che sono quelli che andremo ad aprire oggi, sono dati che vengono poi elaborati e dati a noi scienziati per permettere di fare queste analisi. Come vengono quindi rilasciati questi dati? I dati vengono rilasciati sotto forma di quello che vengono chiamati FITS file, Flexible Image Transport System, che di fatto potete immaginare come un file Excel. Tutti noi più o meno abbiamo almeno una volta nella vita utilizzato Excel per fare calcoli e grafici più o meno complicati. E di fatto quello che abbiamo noi possiamo immaginarli come dei file Excel, che oltre a contenere solamente dei numeri, contengono anche delle immagini oppure contengono anche delle informazioni dettagliate su quelli che sono i dati che stiamo andando ad analizzare. In particolar modo, i dati che analizzeremo oggi, i dati che in generale vengono rilasciati, sono di due tipi, che chiamiamo FT1 ed FT2, cioè Event File e Spacecraft File. Perché abbiamo due tipi di file? Perché i file FT1 sono file che contengono le informazioni principali di questi fotoni che andiamo a catturare, quindi l'energia, da dove vengono questi fotoni, mentre i file FT2 sono invece informazioni relative a dove si trovava il satellite nel momento in cui ha catturato questi fotoni. Questo perché? Perché ovviamente dobbiamo sapere dove si trovava il satellite in quel momento per capire da dove veniva questi fotoni.
Qui un esempio di ciò che possiamo trovare, ciò che vedremo fra qualche minuto, all'interno dei file quiz. Come vi dicevo, abbiamo una specie di tabella, come vedete qui ci sono una serie di numeri e anche una spiegazione di ciò che contengono queste tabelle. Quindi leader ci dà queste informazioni per capire appunto quale tabella, quale colonna andare a leggere e cosa è contenuto in ciascuna colonna con la sua unità di misura. Una cosa che anche Melissa e Francesco vi hanno detto, che io ci tengo a sottolineare, è il fatto che tutti i dati del satellite Fermi sono disponibili, sono pubblici, non solo i dati, ma anche tutti i software di analisi di questi dati sono pubblici e disponibili. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi ovviamente non abbiamo le pretese in mezz'ora, in un'oretta di spiegarvi quello che è, diciamo, il linguaggio di programmazione che comunemente utilizziamo, che può essere Python. Ma quello che vi andiamo a fornire è solo un esempio di codice che vi permette di analizzare completamente da zero questi dati. E anche nelle edizioni passate è capitato che qualche studente un pochino più appassionato poi riprendesse questi codici per fare qualche analisi e scaricare appunto i dati direttamente dal server della NASA per fare altre analisi simili a quelle che vi mostreremo oggi. E magari fra qualche anno vi ritroveremo in qualche sezione dell'INFN a lavorare direttamente sui dati fermi e quindi già avete un input per questo tipo di analisi. Cosa andremo a fare? Andremo a fare essenzialmente quello che ci ha descritto Melissa, che sono, diciamo, i due oggetti più comunemente analizzati, cioè creati e analizzati da noi scienziati all'interno della collaborazione. C'è una mappa di conteggi che possiamo immaginare, come vedete qui in questa slide, una mappa di conteggi, una specie di fotografia, di immagine del cielo visto Fermi in quel determinato istante o durante un arco temporale che può essere un giorno, 5 giorni, un anno, 10 anni di osservazione, quindi andare a vedere quelle che sono le zone più brillanti, le zone meno brillanti. Ovviamente possiamo fare una mappa di conteggi di tutto il cielo come una mappa di conteggi specifica per quella che noi chiamiamo Region of Interest, quindi ROI, focalizzata nel nostro caso ad esempio del sole, attorno al sole, e poi le curve di luce. La curva di luce è un altro strumento molto interessante che usiamo noi scienziati perché ci fa vedere di fatto il flusso, cioè se vogliamo il numero di fotoni che il satellite ha rivelato in quella determinata zona che stiamo puntando al variare del tempo. E come potete vedere in questo plot, ma come faremo anche durante questa mezz'oretta insieme, potete vedere che in questo plot abbiamo in funzione del tempo un aumento del numero di fotoni raccolti, quindi una sorta di bagliore di luce che è quello che andremo a cercare, andremo a scovare anche noi analizzando i solar trail. Quindi, diciamo, era giusto una piccola introduzione per non buttarci direttamente sul codice e quindi contestualizzare quello che andremo a fare. Presto, cioè fra qualche minuto, lavoreremo su alcuni dati reali proprio del satellite che il satellite Fermi ha catturato, ha collezionato. Esploreremo sia i file FT2 che i file FT1, quindi gli event file e space cache file. Giocheremo un po' per andare a capire dove punta il satellite, qual è l'orbita di questo satellite, e poi effettueremo una vera e propria analisi scientifica, in particolar modo sui dati del nostro Sole. Creeremo una mappa di conteggio, creeremo delle curve di luce e andremo ad analizzare, a scovare questi solar flare. Qui un esempio di quello che produrremo noi oggi. A sinistra potete osservare una curva di luce, quindi si vede, ora la produrremo nel dettaglio insieme, si vede che in funzione del tempo sull'asse delle X vedete una data particolare in cui c'è stato un solar flare e degli orari differenti, e vedete che a un certo punto nel tempo abbiamo avuto una crescita di numero di fotoni che corrisponde a destra, andando a fare una specie di GIF, una fotografia in questo intervallo di tempo che è di qualche ora, vedete che a un certo punto è tutto buio e a un certo punto abbiamo un bagliore che corrisponde appunto al nostro solar flare.
Come andremo ad analizzare i dati? Utilizzeremo uno strumento molto carino, sia a scopi didattici, ma non solo, può essere utilizzato anche per scopi non didattici, quindi per fare delle vere e proprie analisi, che si chiama Google Colab. È una piattaforma fornita da Google che di fatto è un notebook Python, cioè un foglio interattivo in cui possiamo scrivere dei pezzi di codice scritti in questo linguaggio di programmazione che è Python, che forse alcuni di voi conoscono, e quindi in real time scrivere i pezzi di codice e fare la nostra analisi dei dati. Ogni blocco, ora lo vedremo, lo apriremo insieme, ogni blocco di istruzioni che ovviamente noi abbiamo già scritto, ma vi abbiamo lasciato anche sparsi qua e là dei piccoli esercizietti, se volete farli anche a casa, può essere eseguito premendo sul tasto play, e quindi man mano che queste che scrivere che faremo play sui vari pezzi di codice, andremo a produrre il nostro le nostre immagini. Una cosa che vi vorrei dire è che ovviamente per evitare che ognuno di noi mettesse mani e magari facesse qualche piccolo errore nel codice, impedendo a tutti quanti, dato che lavoreremo tutti insieme sullo stesso codice, quello che se aprite direttamente il link che ora vi darò nella prossima slide, che vi metto anche su Zoom, aprendo il link avrete una copia che non è modificabile. Che cosa vuol dire? Che potete agire, potete fare tutte le modifiche che volete, ma nel momento in cui uscite dalla Google Colab queste modifiche non vengono salvate. Se invece volete una vostra copia per fare delle modifiche a casa che poi vorrete utilizzare e studiare meglio, vi farò vedere come fare una vostra copia del codice sul Drive, in maniera tale che poi potete agire liberamente e fare tutte le modifiche che volete. Detto ciò, io non mi dilungo più di altro perché la parte interessante è proprio mettere mani al codice, e qui su questa slide che ho già condiviso su Indico, e comunque ora vi metto in chat se non l'ha già fatto qualcuno, questi due link. Accediamo ai due collab che abbiamo preparato per voi. Il primo sull'esplorazione dei dati dello spacecraft, quindi andremo a vedere un po' meglio dove si trova il satellite Fermi e tutte le informazioni, e poi l'analisi vera e propria del satellite. Quindi, non so se già sono stati Sì, messi. li ho messi io, Ah, Davide, stanno i link, perfetto. sono sulla chat. Perfetto, Altrimenti quindi copiamo. io quello che farei è, magari non so se qualcuno ha dei problemi tecnici, però inizierei, darei magari qualche minuto, un paio di minuti per permettere a tutti di aprire il primo dei due, e incominciamo a mettere le mani. Ditemi, aprite il microfono, scrivete in chat se qualcuno di voi ha problemi, altrimenti io partirei a farvi vedere queste. Il primo dei due notebook che abbiamo creato. Aspettiamo magari qualche istante. Allora, come vi dicevo, intanto che vediamo se tutti hanno aperto e quant'altro, se volete una vostra copia personale, anche per quando tornerete a casa, ognuno di voi sarà curioso, dovete cliccare copia su Drive. In questa maniera vi create una vostra copia che ovviamente poi è sul vostro Drive personale, quindi potete modificare. Altrimenti non vi preoccupate se qualcuno di voi magari cancella qualcosa per sbaglio o quant'altro, perché nel momento in cui chiudete e riaprite il collab, tutte le modifiche non vengono salvate. Quindi non vi spaventate se magari qualcuno di voi mette mani e c'è qualche errore di codice, perché comunque si tratta sempre di un codice, quindi se qualcuno non scrive delle informazioni corrette, ovviamente non viene eseguito. Ah, a questo punto io diciamo che partirei, continuate tutti a vedere il mio schermo. Come vi dicevo, all'interno di questo collab, diciamo, ora sarò io la voce narrante di questo collab, però vi abbiamo messo anche delle piccole istruzioni per poterle seguire anche a casa da solo, e come vedete anche ci sono dei link interattivi per magari dei piccoli approfondimenti che non riusciamo a fare oggi insieme, come per esempio questo qui.
che se ci clicco sopra mi riporta alla Wikipedia per spiegarmi che cos'è Python, che è il linguaggio di programmazione che oggi andremo ad usare. Quindi durante, diciamo, questa spiegazione sarò io a fare la voce narrante, ma siete liberi di a casa anche di rileggere tutto quello che vi abbiamo scritto con degli approfondimenti anche linkati qua e là durante tutto questo codice. Quindi, come prima cosa, andiamo a eseguire la prima cella. Per eseguire la prima cella di informazioni, vedete che a sinistra c'è un tasto play, ci sono altri modi di eseguire la cella che vi ho scritto sopra, però diciamo questo è il modo più semplice. Se clicchiamo sul tasto play, la prima volta vi avviserà, di questo, vi apparirà questo avviso. Cioè vi dirà, guardate che questo codice è un codice scritto da una persona esterna, che non è Google, perché ovviamente, come vi ho detto, questo è un ambiente Google, e in particolar modo qui ci dice che questo codice è stato scritto da una persona che si chiama Astroparticelle Bari, che è il nostro gruppo di ricerca qui a Bari, quindi a vostra pericolo se lo volete seguire o no. Ovviamente sono codici fidati che sono stati già provati, quindi possiamo dire a Google, siamo tranquilli, il codice è scritto bene, si spera. Quindi facciamo esegui comunque. Nel momento in cui eseguiamo, vedete che c'è questa rotella che sta girando e che sta quindi eseguendo le istruzioni che gli abbiamo scritto. Come vedete, queste istruzioni, per chi è, diciamo, familiare con Python o per chi non lo è, vi dico giusto due paroline, sono semplicemente l'import delle librerie, cioè di tutte quelle funzioncine che a noi ci serviranno poi per fare le nostre analisi. Quindi ovviamente c'è bisogno di un pochino di tempo perché si sta importando tutte quelle che sono le funzioncine che a noi ci serviranno per fare le analisi, che come vi ho detto sono funzioni che fanno parte anche del pacchetto software di Fermi, che sono libere, sono scaricabili, e nel momento in cui è terminata la prima cella, compare una spunta verde e un messaggio che ci dice tutte le librerie sono state correttamente importate. Quindi a questo punto, diciamo, abbiamo la nostra base per iniziare a fare le nostre analisi. Ovviamente quello che ci manca è scaricare i dati. Andiamo sul secondo blocco di istruzioni e premiamo play. Anche in questo caso, quello che stiamo facendo di fatto, come vedete qui da questo comandino, è proprio scaricare dei pacchetti di dati direttamente dal sito della NASA, fermi.gspc.nasa.gov. Quindi ci siamo collegati ora fisicamente nel server della NASA per scaricare alcuni dei dati che vogliamo analizzare. Anche qui, per chi fosse pratico, chi volesse, andando a commentare o scommentare queste righe, possiamo cambiare i file da analizzare. Come vedete, qui abbiamo un file di analisi di marzo del 2024, del 2023, eccetera. Come si commenta, scommenta mettendo un hashtag, diciamo, sulla riga. Quindi se io commento, di solito lui si prende l'ultimo. Quindi se io commento l'ultimo e il penultimo, sto andando a prendere un file diverso che corrisponde a un tempo diverso. A questo punto andiamo ad aprire i nostri file. Si tratta di file TF2 che, come vi ho detto, hanno degli header, delle tabelle che corrispondono a delle informazioni relative allo spacecraft in quel determinato file. Abbiamo alcune informazioni, il tempo di inizio e il tempo di fine di questo run che stiamo scaricando, la latitudine e la longitudine del satellite, il RIDEC, cioè la posizione del Sole in tutti gli istanti di tempo, e quindi andiamo un po' ad esplorare quello che è contenuto all'interno di questi file. Qui vi potete divertire a cambiare, per esempio, i nomi che io voglio andare a visualizzare nella tabella. Nel nostro caso ho messo le variabili che sono start, stop, quindi il tempo di inizio, il tempo di fine, latitudine e longitudine del satellite, RIDEC del Sole, del satellite, se si trova o meno nella South Atlantic Anomaly, che è una cosa che vi spiegherò fra qualche istante. E qui, diciamo, abbiamo in uscita,
abbiamo la nostra bella tabellina. La nostra bella, quindi per ora quello che abbiamo fatto è scaricare i dati e visualizzato questi dati. Abbiamo una bella tabellina con tutte le informazioni che ci servono per iniziare la nostra prima analisi. Scendiamo. Ovviamente non mi sto dilungando sul codice. Se qualcuno di voi ha delle domande particolari, poi magari alla fine di questi notebook mi può fare anche qualche domandina tecnica, anche dei pezzi di codice per chi è familiare in Python. Altrimenti, diciamo, quello che vogliamo darvi è solo uno strumento per poi poter cambiare i punti particolari per andare a mettere magari un giorno quelli che sono i dati che avete scaricato voi. Un'altra cosa interessante è la conversione del tempo. Perché? Perché ovviamente, come vi ho detto prima, i file FT2 contengono le informazioni temporali, cioè quando è iniziato e quando è finito il run, quindi la presa dati che io sto analizzando. Ovviamente, se io sono in Italia ho un determinato fuso orario, se io sono in America ho un altro determinato fuso orario. Quindi come ci mettiamo d'accordo noi scienziati per capire in maniera univoca e convenzionale quando l'istante di tempo di inizio e di fine? Devo mettere la data italiana, devo mettere la data americana, devo mettere la data francese? Per non, diciamo, tenere scontento nessuno, quello che si fa è scandire il tempo in quello che si chiama MET, Mission Elapsed Time. Cioè, si sceglie in secondi di contare il tempo partendo dal 1 gennaio del 2001 che diciamo non è proprio la data di inizio del satellite Fermi, perché come vi ha detto Francesco, il satellite Fermi è stato lanciato nel 2008, quindi è molto prima, ma è diciamo un tempo ragionevole in cui abbiamo incominciato a costruire i nostri prototipi. Tuttavia, il tempo scansionato in questa maniera, diciamo, un po' difficile da leggere. Immaginate, da oggi è 5 aprile del 2024, quanti secondi sono passati dal 1 gennaio del 2001? E quindi, diciamo, quello che ho fatto qui in queste funzioncine è semplicemente leggere il tempo di inizio e di fine e convertirlo in, diciamo, un tempo leggibile a noi umani. E in particolar modo ora stiamo esaminando un file che è partito il 6 marzo 2024 è finito il 14 marzo del 2024. Andiamo a vedere un po', andiamo a studiarci, come vi ho detto, i file FT2 contengono il posizionamento del satellite Fermi. Andiamo a studiarci un po' la traiettoria di questo satellite. Quindi andiamo a capire se io faccio un grafico della latitudine e della longitudine, andiamo a vedere dove si trova il satellite Fermi durante questi 14 giorni che stiamo analizzando. Quindi eseguiamo questa nuova serie di codici e questa nuova serie di codici mi porta a questa bellissima GIF animata dove sotto abbiamo messo l'immagine del nostro globo e il satellite Fermi. Il satellite Fermi che io posso andare a vedere al variare del tempo espresso in minuti dove si trovava. Guardate, io posso o scorrere questa widget e quindi andare a cambiare e andare a raccogliere tutte le posizioni del satellite Fermi, oppure posso scrivere qui direttamente il posizionamento del satellite Fermi a 50 minuti, a 100 minuti, a 200 minuti. E vi inviterei a diciamo fare varie prove, in particolar modo vi ho messo un po' di suggerimenti. Perché ho messo 50-100 minuti? Perché Francesco sicuramente l'ha detto durante il suo talk che più o meno l'orbita di Fermi è 90 minuti, cioè in 90 minuti fa un giro completo dell'orbita, cioè del giro intorno alla Terra. E un'altra cosa carina che vi vorrei far notare è la seguente. Se io per esempio metto 1000 minuti, quindi sovrappongo più traiettoria del satellite Fermi, innanzitutto possiamo notare quello che ci ha detto Francesco, perché di fatto stiamo solo leggendo i dati, quindi Fermi ha un'orbita equatoriale. Come vedete, ha un'inclinazione di più o meno 25 gradi intorno all'equatore e segue sempre quest'orbita equatoriale. Ma se io aumento il numero, quindi vado a aumentare i minuti in cui sto andando ad osservare dove si trovava Fermi,
aumento sempre di più, potete osservare che ovviamente la zona centrale diventa sempre più nera perché la sovrapposizione delle varie orbite, ma abbiamo una piccola macchia bianca. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Fermi in quel punto ha fatto un salto? Vuol dire che Fermi non riesce a passare da quella zona? No, in realtà quella è quella che vi dicevo prima, la South Atlantic Anomaly, cioè una regione del nostro globo equatoriale in cui, senza dilungarmi troppo nei dettagli tecnici e scientifici, comunque la conformazione del campo magnetico è tale per cui il numero di particelle, di radiazioni che ci sono all'interno di quella regione è molto elevato. Quindi il nostro satellite, l'elettronica del nostro satellite, è soggetta a forti radiazioni e per questo, diciamo, tutti gli strumenti, la maggior parte degli strumenti del satellite vengono spenti in maniera tale da ridurre eventuali danni da radiazione. Ed ecco perché qui vediamo un buco, perché la maggior parte sono spenti, la maggior parte dei rivelatori all'interno del satellite quando entrano in questa South Atlantic Anomaly, e quindi non abbiamo, diciamo, una collezione di dati all'interno di questa, quando il satellite passa in questa South Atlantic Anomaly. Quindi questa è una cosa molto carina da far vedere andando semplicemente ad analizzare dove si trova il satellite Fermi. Un'altra cosa interessante, perché noi scienziati sì, ci spalleggiamo a vicenda, ma se non vediamo non crediamo, è confermare quello che ha detto Francesco, cioè andare a vedere qual è l'altitudine del nostro satellite. Più o meno se ha un'altitudine intorno ai 500 km, ci ha detto Francesco nel suo primo talk, è quello che posso fare aprendo questi file FT2 e andare appunto a vedere se effettivamente andando a prendere la colonna relativa all'altitudine, io mi trovo che il satellite Fermi si trova più o meno a quell'altezza rispetto alla Terra. Quindi eseguiamo questa riga di co questo comando, e anche qui abbiamo creato questo grafico dell'altitudine in funzione del tempo, anche questo un grafico, diciamo, interattivo, dove potete cambiare i minuti, quindi per esempio 100 minuti, o 1.000 minuti, 2.000 minuti, e potete osservare da questo grafico che l'altitudine di Fermi varia intorno ai 505-506 km fino a un 525-500, più o meno 525, con una media di 517 km di altitudine. Quindi il puntino rosso rappresenta in quell'istante l'altitudine che stiamo considerando, espressa in minuti che stiamo considerando. Se io mi sposto, potete vedere che l'altitudine cambia, ma rimane costante attorno ad un valore più o meno di 517,96 km. Diciamo, questa prima introduzione al Colab ci ha permesso di andare a vedere come studiare i dati del satellite, che sono molto importanti perché oltre a catturare i fotoni dobbiamo capire dove si trovava il satellite, dove andava a puntare per andare a capire dove andare a raccogliere questi fotoni. E adesso passiamo all'analisi vera e propria del solar flare. Quindi, intanto, se ci sono domande, altrimenti io passerei al secondo collab in cui invece facciamo l'analisi scientifica dei solar flare. Quindi nel secondo link che Fabio vi ha messo su Zoom e che trovate anche sulle slide, invece andremo a fare la vera e propria analisi scientifica. Mi fermo per qualche istante per permettervi a tutti di cliccare sul secondo link. Intanto se c'è una domanda su quanto mi ha fatto vedere Davide. L'idea è che comunque Davide vi faccio vedere come usarlo e poi se avete voglia continuate a giocarci un poco in maniera indipendente. Certo,
Ovviamente, appunto, come diceva Fabio, l'idea è quella che noi vi diamo delle basi, il codice lì è scritto, ovviamente non possiamo spiegarvi riga per riga ogni codice, però, come dicevo, negli anni passati ci sono stati dei ragazzi, ovviamente liberi di contattarci quando volete, anzi, è, diciamo, la nostra missione è quella di farvi appassionare, ci sono stati dei ragazzi che poi si sono scaricati il codice a casa, se lo sono studiati con calma, anche con tutte le spiegazioni che abbiamo dato, e poi hanno provato a fare le loro analisi e ci hanno contattato anche semplicemente per dirci, abbiamo fatto delle analisi e è stato bellissimo, quindi spero che succeda anche con voi, con qualcuno di voi. Ora andiamo sul secondo codice. Ovviamente il secondo, anche nel secondo codice dobbiamo riniziare tutto da capo, è un'altra analisi, quindi come vi ho detto prima, la prima cosa da fare è caricare tutte le librerie che ci serviranno. Eseguiamo la prima parte di codice, che si tratta solo di includere tutte le funzioncine che useremo durante la nostra analisi, e ovviamente anche in questo caso eseguiamo comunque quando Google ci dice, vedete che Astro Particelle Bari ha scritto questo codice. Ci fidiamo di Astro Particelle Bari, aspettiamo ovviamente che tutte le librerie sono state importate, ci vuole un pochino più di tempo perché stiamo andando a prendere i pacchetti dai vari server di Google, più o meno in circa un minutino. Anzi, no, 20 secondi ci ha messo. E adesso abbiamo, come al solito, tutti gli strumenti per fare la nostra analisi. Anche in questo caso, se tutto è andato a buon fine, vi uscirà un messaggio sotto che dirà che tutte le librerie sono state correttamente importate, correttamente caricate. Qui mi serve per fare le analisi, ovviamente, riporto quello che vi ho spiegato prima, cioè il fatto che andiamo a prendere il sistema di riferimento temporale dei dati di Fermi e lo andiamo a convertire perché il sistema temporale di Fermi è un sistema temporale mission and absent time. E qui un esempio esplicativo. Come vi dicevo, Fermi è stato lanciato nel 2008. Però il Mission Absent Time è incominciato nel 2001. Quindi guardate che da quando convenzionalmente abbiamo detto è iniziata la missione a quando è stata lanciata la missione sono passati questo numero molto grande di secondi e ad oggi che sono passati, come diceva Francesco, oltre 15 anni, l'anno scorso abbiamo festeggiato 15 anni, quest'anno sono 16. Sono passati tutti questo grande numero di secondi dal 1 gennaio del 2001. Ok, anche in questo caso ora andiamo a fare il download dei dati. Ovviamente, come sapete, questa edizione della Fermi Masterclass è un'edizione che sta avvenendo contemporaneamente in varie parti, sia fisicamente che online, e questo diciamo. Per differenziare ognuna delle sedi abbiamo cercato vari solar flare e ognuna delle sedi analizza un diverso solar flare. Ovviamente voi siete l'edizione online, quindi quello che vi chiederei di fare è di cambiare questo pezzo di codice che sto evidenziando io dalla scritta Bari, che è semplicemente la prima in ordine alfabetico, alla scritta online. Per avere, diciamo, l'analisi del flare che abbiamo dedicato a voi. E questa è anche una cosa interessante, perché vogliamo fare questa cosa? Sia per differenziare le varie sedi, in maniera tale che ognuno analizza un diverso solar flare, ma anche per fare in modo che magari, se qualcuno di voi si appassiona, la prima cosa che può fare oggi pomeriggio o in classe insieme alla professoressa e ai professori, può analizzare anche tutti gli altri solar flare e andare a vedere magari le differenze. Quindi oggi analizzeremo insieme quello online. E dopo potete analizzare quello dedicato a Bari, a Perugia, a Roma, a Torino e anche uno extra come esercizio che non abbiamo dato a nessuno. Quindi anche in questo caso eseguiamo il comando e quello che stiamo facendo nella pratica è andare a scaricare
il file che ci è stato assegnato per fare la nostra analisi. E qui, diciamo, giusto per essere sicuri che abbiamo scaricato tutto, l'output di questo comando è la lista, di una cartella che si è creato all'interno dei server Google, in cui abbiamo scaricato tutto ciò che ci serve per fare la nostra analisi, quindi i dati che andremo ad analizzare. Nel nostro caso, il flare, la data e l'ora del flare che stiamo andando ad analizzare è questa qui. Quindi stiamo andando ad analizzare un flare del 2014 avvenuto alle 10:58. La prima cosa che ci chiediamo prima di andare a vedere questo flare è innanzitutto incominciamo a vedere dove si trovava il sole. Quindi andiamo a fare la nostra mappa del cielo per andare a definire dove si trova il sole, sia negli istanti di tempo che stiamo analizzando, ma in generale. Quindi, seguendo questa porzione di codici, quello che possiamo osservare è la posizione del sole all'interno del file che stiamo andando ad analizzare. Anche qui un altro esercizio carino che potete provare a fare è quello di andare a spostare temporalmente l'analisi per andare a vedere cosa succede alla traiettoria del Sole all'interno del cielo in termini di giorni. Quindi possiamo o spostarci con la nostra barretta oppure andare a scrivere qui alcuni giorni da provare, per esempio 180 giorni. Se faccio 180 giorni, 180 giorni corrispondono più o meno a metà anno. Noi sappiamo che il sole in un anno cosa dovrebbe fare? Andiamolo a vedere subito. Per esempio, mettiamo 360 o 365. Il sole dopo 360 giorni si ritrova di nuovo nella posizione di partenza perché ha compiuto un giro completo, cioè diciamo in questo widget, a metà possiamo giocare per andare a studiare, diciamo, le varie posizioni del sole durante il corso di un anno solare, nel tempo proiettate sul cielo gamma. Andiamo a fare la nostra analisi dei solar flare. Per fare l'analisi del solar flare, ovviamente ci serve sia il file FT2 che abbiamo analizzato prima per capire dove si trova il satellite, quando puntava al sole, ma fa anche i file FT1, cioè questi file che contengono le informazioni dei fotoni raccolti da Fermi. Quindi avremo delle colonne differenti da quelle dei file FT2 che contengono fondamentalmente quello che sono le coordinate che ci permettono di individuare da dove è arrivato questo fotone, il tempo in cui è arrivato questo fotone, e un'altra colonna in energia. E anche qui vi abbiamo messo, diciamo, nelle spiegazioni una piccola domanda. Le energie come vengono misurate? Nel nostro caso in megaelectronvolt. Cos'è l'electronvolt? L'electronvolt è un'unità di misura che noi astrofisici comunemente utilizziamo per andare a misurare l'energia rispetto ad altre unità di misura che magari più convenzionalmente avete sentito durante il corso delle lezioni di fisica, come per esempio il joule. È un altro tipo di unità di misura con cui noi misuriamo l'energia, con cui noi misuriamo l'energia. Andiamo quindi ad eseguire questa nuova colonna che in particolar modo ci permette, questa nuova serie di codici che ci permette di andare a leggere il file FT1 che abbiamo scaricato, e come vedete nel file FT1 ci sono tutte le informazioni che ci servono. Ovviamente non ve le spiego tutte in dettaglio perché altrimenti ci servono 2 ore. Però quelle più importanti sono sicuramente le coordinate, la posizione anche in tempo, la posizione angolare, il tempo in cui è stato raccolto, l'energia. Quindi abbiamo tutte queste informazioni che ci permettono di fotone per fotone andare a capire che cosa sta succedendo. Andiamo quindi a incominciare ad analizzare questo file FT1 che abbiamo aperto. Qui ci carichiamo, ci carichiamo le
tutte le informazioni che ci servono all'interno della nostra colonna e in particolar modo un'altra informazione che potrebbe essere molto importante ai fini della nostra analisi è dove si trovava rispetto al cielo il sole nel momento in cui c'è stato il flare che stiamo andando ad analizzare. Perché questo? Perché, come abbiamo spiegato sia Francesco che Melissa, abbiamo tutta una porzione che potete osservare di qua, che è il piano galattico, che è una porzione estremamente brillante. Quindi, nel caso in cui stiamo andando ad esaminare un solar flare che si trova molto vicino, nella posizione del Sole, molto vicino a sorgenti molto brillanti, al piano galattico e quant'altro, dobbiamo stare attenti a fare dei tagli opportuni per non andare, diciamo, se vogliamo, a confondere quelli che sono i fotoni che arrivano dal Sole, che quindi fanno parte del solar flare che vogliamo analizzare, rispetto a fotoni che arrivano a uno di questi puntini molto brillanti, che invece è una sorgente che in quel momento ha emesso comunque fotoni, che però dobbiamo cercare in qualche maniera di distinguere rispetto ai fotoni che vogliamo analizzare per la nostra analisi del solar flare. Qui stiamo in una situazione abbastanza comoda, se vogliamo. Vedete, non ci sono molte sorgenti, almeno all'apparenza, non ci sono molte sorgenti estremamente brillanti che potrebbero dar fastidio nella nostra analisi per andare a distinguere il fotone del solar flare dal fotone di un'altra sorgente. Quindi ci siamo messi in una situazione abbastanza ottimale. Andiamo quindi a definire l'intervallo temporale in cui è avvenuto il nostro solar flare, perché, come diceva Melissa, il Sole ha una sua emissione standard, quiet, steady, cioè un'emissione durante il corso del tempo continua di gamma, e poi dobbiamo definire invece quello che è l'intervallo temporale in cui, sovrapposta all'emissione steady, quiet, all'emissione classica del Sole, abbiamo anche questa emissione flare. Quindi dividiamo l'intervallo di tempo in secondi, qui ci siamo messi in 3 per 3600 secondi, quindi più o meno all'incirca 3 ore all'intorno di quello che noi sappiamo essere stato il tempo in cui c'è stato un solar flare. Ovviamente potete anche giocare a casa cambiando, aumentando, diminuendo questo intervallo di tempo. Ovviamente se lo aumentate troppo rischiate di andare ad accecare, se vogliamo, la nostra analisi, quindi raccogliamo troppi fotoni e non riusciamo ad apprezzare la variazione di fotoni raccolti, quindi il nostro solar flare. Al contempo, se lo mettiamo troppo piccolo, non riusciamo lo stesso ad apprezzare l'analisi del solar flare. Quindi, diciamo, una ottima temporalmente scelta è quella di andare a studiare quello che è successo all'incirca nell'intorno di 3 ore rispetto al solar flare, ma vi invito a casa anche ad andare a cambiare questo numeretto per quello che poi produrremo subito qui di seguito. La prima cosa che vogliamo fare è una mappa dei conteggi. Quindi una mappa dei conteggi ci permette di fare una fotografia, se vogliamo prendetela con le pinze, però con un'esposizione di 3 ore, quindi per 3 ore stiamo andando a fotografare il sole e questo è quello che otteniamo. Otteniamo, come vedete, una zona scura, è una zona più colorata, qui sulla barra vediamo il numero di conteggi che corrisponde a un colore diverso, ovviamente la zona centrale, la zona del sole, e potete osservare anche questa piccola linea tratteggiata che corrisponde alle varie posizioni che il sole ha assunto in queste 3 ore. Sì, perché il sole si muove, quindi è vero che noi stiamo facendo una mappa di conteggio all'interno delle 3 ore, ma siccome siamo fo focalizzati sul sole, che è una sorgente che si sta muovendo, potete osservare qui il movimento che il sole ha fatto in queste 3 ore, che come vedete non è molto grande, corrisponde più o meno a 4-5 pixel all'interno di questa fotografia, che corrisponde più o meno all'incirca 2-3 gradi del cielo. Quindi si è mosso, ma non di molto, e infatti, come vedete, la zona brillante rimane comunque una zona centrale.
Ma ovviamente questo non ci dà indicazione, ci sono detto che all'incirca in queste 3 ore in cui mi sono messo a fare una fotografia, a un certo punto ho avuto dei brillamenti. Quello che possiamo andare a fare, quello che faremo subito dopo in questa seconda istruzione, è se vogliamo andare a fare varie di queste mappe, che qui ho fatto di 3 ore, ma che invece faccio con un intervallo di un'ora, di mezz'ora, di 1 minuto, di 10 minuti e quant'altro. Possiamo cambiare, in questa istruzione possiamo cambiare ogni quanto andare a fare questa mappa e metterne uno sopra l'altro per fare una GIF animata e quindi vedere se effettivamente questa foto è una foto in cui il sole brilla costantemente oppure c'è stato un flare. Quindi se andiamo ad eseguire questa seconda istruzione, quello che facciamo di fatto, come vi ho detto, fare varie mappe dividendo in intervalli di tempo più piccoli e poi andiamo a sovrapporre. Vedete, potete vedere innanzitutto quella stellina che corrisponde a come si sta muovendo il sole e come potete osservare nel corso delle 3 ore si sta muovendo, come vi ho detto, all'incirca di 2 o 3 gradi, ma vedete che in realtà la foto è una foto buia, se vogliamo, perché ovviamente abbiamo fatto dei tagli per oscurare, tra virgolette, quella che è l'emissione standard del sole ed evidenziare maggiormente quello che è invece il brillamento solare e poi a un certo punto abbiamo il nostro brillamento. Quindi, diciamo, questo effettivamente ci conferma che se io vado a leggere i dati corrispondenti a 3 ore di osservazioni, a un certo punto vedrò un numero maggiore di questi fotoni e il sole che si sta muovendo. L'altra cosa interessante da fare, oltre a questa GIF animata, questa foto che ci fa vedere che appunto in funzione del tempo qualcosa sta cambiando, è appunto la curva di luce. Quindi vogliamo studiare nel dettaglio il flusso, ossia il numero di fotoni che stanno arrivando sul nostro satellite, e andare a vedere nel tempo, con un binning temporale di qualche ora, che cosa sta succedendo. Come possiamo osservare, vediamo una zona più o meno piatta che corrisponde all'emissione standard del Sole. E poi a un certo punto abbiamo un picco di numero di eventi letti dal nostro satellite. Quindi diciamo è anche abbastanza chiaro per il discorso che vi facevo prima, cioè noi stiamo analizzando, come vedete, una foto abbastanza grande di 30 gradi rispetto alla porzione del Sole, dove il Sole ha, diciamo, un raggio all'incirca di 1 grado. Quindi stiamo, se volete, una fotografia molto più grande di quello che è il nostro soggetto principale, cioè il Sole. Per andare ad evidenziare meglio quello che è il comportamento del Sole, quindi quello che possiamo fare è ridurre la nostra regione di interesse. Quindi partendo dai 30 gradi che corrispondono a tutta questa porzione di cielo che stiamo andando ad osservare, ci riduciamo ad una porzione molto più piccola per andare a vedere se apprezziamo meglio la variazione del numero di conteggi osservata dal satellite, guardando solo ed esclusivamente il nostro protagonista, cioè il Sole. Quindi rifacciamo la nostra curva di luce e qui potete osservare che in generale non è cambiato molto perché eravamo in una posizione in cui siamo abbastanza fortunati e non avevamo sorgenti abbastanza luminose che ci potevano dare fastidio. Ovviamente quello che potete osservare è che il numero di conteggi è cambiato perché abbiamo comunque, se vedete sull'asse delle Y, vedete comunque una variazione di conteggi perché stiamo prendendo una zona più grande, quindi c'è comunque un diffuso, ci sono comunque fotoni che arrivano e che cambiando la nostra regione di interesse, quindi il nostro protagonista facendo una foto più dettagliata attorno al sole, quindi da 30 gradi ad 1 grado, ci permettono di tagliare tutti quelli che sono i fotoni che non vengono dal sole. Qui, diciamo, vi abbiamo lasciato un esercizietto in cui quello che potete provare, anzi, più che un esercizietto, un input per chi vuole approfondire questo tipo di analisi, la prima cosa che potete fare è cambiare il binning temporale. Quindi, come vi ho detto, noi abbiamo analizzato 3 ore
all'interno del solar flare con un bin temporale di qualche minuto. Potete provare ad aumentare e diminuire questi parametri che sono, io vi ho indicato durante il codice, ma che comunque sono scritti anche nei commentini che vi abbiamo lasciati sparso lungo il codice, e provare a vedere cosa cambia in questi plot. Poi ovviamente anche per vantarmi con i vostri amici e con le altre classi, siccome avete fatto di fatto un'analisi scientifica, quello che potete fare è scaricare tutte le cose che abbiamo prodotto, quindi la GIF animata e la curva di luce, e andare magari ai vostri genitori oggi pomeriggio a dire: guardate, sono anche io uno scienziato della NASA, e ho fatto addirittura un'analisi del solar flare, e spiegare che cosa avete fatto. Per far questo, eseguite l'ultimo comando di questo notebook. E nel momento in cui è stato eseguito, quello che ha fatto è semplicemente creare un file zip in cui vi ha scaricato tutti i plot che abbiamo prodotto. Poi per trovare questi plot, andate qui dove c'è la cartellina dove c'è scritto file, e vi dovreste trovare un file zip che si chiama plot underscore questo codice strano, che in realtà vuol dire analisi del solar flare avvenuto nel 2014, settembre 2014, 1 settembre 2014, e c'è una cartella zip. Potete fare scarica sul vostro computer, e una volta scaricata, diciamo, abbiamo tutti i plot che abbiamo prodotto, e quindi potete divertirvi. Ovviamente dovrei estrarre tutto quanto. Estraiamo tutto. Un secondo. Nel momento in cui l'estraggo, ovviamente ho accesso a tutti i plot, e quindi, per esempio, la cosa più carina è la GIF animata che abbiamo creato, così come le guide di luce, così come le curve di luce. Ora, spero di essere stato perfettamente nei tempi. Ovviamente mi rendo conto che vi ho dato un sacco di informazioni, ma vi ho detto che lo scopo principale di questa sessione non è tanto quello di insegnarvi a programmare, ma darvi degli spunti interessanti per cui riflettere, e magari per chi ha passione poi riaprirseli, dato che è tutto commentato, e ricordandosi di tutte le cose che vi ho detto, magari fare delle prove a casa e giocare un po' con i dati di Fermi, e quindi provare a fare la propria analisi scientifica, magari di un flare che sta in questo momento analizzando, stanno analizzando i vostri colleghi da Bari, sicché da Trieste, come se ritorniamo su quando scarichiamo i dati, come vi ho detto, se voi mettete Bari anziché Perugia, Roma, Torino, sono diversi, sono altri, quindi andare a vedere le differenze. E io, se mi fermerei qui. Sì, grazie Davide, anche perché diciamo stiamo raggiungendo le 12, anzi abbiamo da poco superato le 12, che era l'orario in cui avevamo detto che avremmo chiuso tutto. C'è spazio per una domanda. Leggo sulla chat una domanda del Liceo Cafiero di Barletta che chiedono: se sottraiamo i due picchi non viene un segnale piatto, è come se fossero sovrapposti. Non ho capito esattamente a quali due picchi si riferiscono, non so se Davide tu hai colto. Due Oppure picchi. chiediamo di fare la domanda a voce, se possono. Sì. Questi Se hanno modo di fare. forse. Questi due punti in cui sale. Non ti so dire. Ovviamente, diciamo, questi sono dati mediati, e a seconda di quello che stavate considerando, se una regione di 30 gradi o una regione di 1 grado, le cose cambiano. Però in linea di principio, cioè l'idea è quella di farvi vedere che ovviamente non sono esattamente una linea piatta, però c'è un'emissione standard, quindi dove i conteggi fluttuano per fluttuazioni statistiche e quant'altro, e poi abbiamo comunque una notevole differenza rispetto al comportamento che è evidenziato dalla regione intorno a cui c'è il solar flare, dove si vede una netta differenza, e quindi chiaramente non è una fluttuazione statistica dovuta al fatto che il Sole ora ha emesso 5 fotoni, 5 minuti dopo ne ha emessi 4, 2 minuti dopo ne ha emessi 3, ma stiamo parlando da 5 fotoni, sto mettendo un numero a caso, a 5.000 fotoni, quindi effettivamente un bagliore di luce ristretto nel tempo.
Comunque invito tutti i ragazzi, Davide, puoi interrompere la condivisione che Sì. condivido un'ultima cosa io. Invito tutti i ragazzi che siano interessati, che sono eventualmente interessati a fare l'analisi, se hanno dei dubbi, dei problemi, di scrivere a me oppure all'indirizzo che trovate sul Google Colab. I vostri docenti hanno il mio numero, la mia email. E nel caso possiamo rispondere a domande e altro. Prima di chiudere, vi chiederei un favore, per me è molto importante, se potete rispondere a questo questionario. Se scansionate il QR code vi porta ad un documento Google. È un questionario veloce, vi porterà via pochi minuti. Vi chiederei la cortesia, quando nel questionario vi chiede in quali sedi avete seguito, di andare in fondo alle possibili opzioni, ci sono tutte le città d'Italia, di andare in fondo e selezionare l'opzione di evento online. Per noi è molto importante che questi questionari vengano compilati il più possibile perché ci permette poi di migliorare le iniziative future. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione in questa lunga mattinata. Speriamo di avervi in qualche modo interessato e nel ringraziarvi nuovamente, vi diamo appuntamento alla edizione del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.